Okay. Prima quando si è interrotto non abbiamo fatto ripartire la diretta su YouTube, scusate, appena... Ok, perché è buio, non ci vediamo noi? Ah no, siamo lì sopra. Okay. Hai una presentazione? Perfetto. Questa. Punta. Sì, ma aspettiamo un secondo, non c'è così. Perfetto. No, lasciamo, finché non c'è un'altra presentazione, lasciamolo così. Non mi disturba se dietro. Allora, grazie al professor Donnarumma per averci introdotti a queste veramente incredibili sollecitazioni e riflessioni sulla complessità della poesia di Rosselli. Passo subito la parola adesso alla professoressa Marianna Marrucci, che insegna all'Università per Stranieri di Siena, dove è ricercatrice in letteratura italiana contemporanea. Fa parte del comitato scientifico del Centro di Ricerca Franco Fortini dell'Università di Siena. I suoi principali campi di interesse sono la poesia contemporanea, la didattica della letteratura e i rapporti tra poesia, letteratura e canzone d'autore. Ha pubblicato studi, tra gli altri, su Fortini, Caproni, Antonio Porta, De André, Pagliarani. Attualmente sta lavorando a una monografia su poesia e guerra nel Novecento italiano. Il titolo del suo intervento, Le autrici nella poesia italiana del nuovo secolo, un tentativo di distanziamento. Grazie, grazie per la presentazione, Daniela, e grazie soprattutto per l'invito a questo bellissimo convegno. Spero che mi sentiate, io ho la voce meno potente rispetto a quella di chi mi ha preceduto, ma cercherò di alzare il più possibile il volume. Il compito che mi sono data oggi è quello di provare a portare l'attenzione sul panorama della poesia italiana del 2000, cioè degli ultimi 20 anni, di quello che è stato definito l'estremo contemporaneo. Un panorama, quello italiano, in cui spiccano non solo per quantità, ma anche, a mio parere, per qualità, diciamo così, potenziale di longevità, le opere delle autrici. E in questo mio tentativo di distanziamento rispetto a un oggetto che è ovviamente in movimento di fronte ai miei occhi e che quindi richiede uno sguardo più che mai mobile, provo a partire per così dire da metà strada, cioè dal 2011, l'anno di pubblicazione di un manifesto di poetica, un genere del discorso tipicamente novecentesco. Un manifesto di poetica dal titolo Fragili guerriere, che forse qualcuno di voi conoscerà, e che è stato scritto da Daniela Rossi e Rosaria Lorusso. È uscito dapprima su Alfabeta 2 e poi è stato rilanciato, diciamo così, su vari blog, sui social, e tradotto in occasioni di incontro non solo virtuale ma proprio anche fisico, diventando di fatto un laboratorio, uno spazio di incontro tra poete, artiste, attrici, musiciste. Fragili guerriere, a partire da un dato, quello che Rossi e Lorusso chiamano l'enorme patrimonio poetico femminile dell'Italia contemporanea, e con l'obiettivo di valorizzarlo, chiamava a raccolta le molte, davvero molte, autrici di poesia attive in Italia in questi anni, intorno a un programma, scrivevano loro, di rifondazione delle basi della lirica attraverso, cioè attraversando la forma del poema. Ora, al netto di qualche generalizzazione, di una tendenza peraltro tipica di questo genere del discorso alla polarizzazione che talvolta irrigidisce un po' il ragionamento, credo che vada riconosciuto al testo e poi al lavoro successivo di Rossi e Lorusso il merito di aver colto almeno due aspetti decisivi della ricerca e della scrittura delle poete italiane del nostro secolo. Il primo è
rintracciabile nel nesso tra quello che loro chiamano il lacerante dialogo con il canone maschile, e da una parte, e il fuoco di una tensione a tracciare genealogie matrilineari, cioè a trovare delle madri e a stabilire un dialogo con figure della madre, ma anche, sebbene più raramente, con figure di figlie. Infatti, Fragili guerriere è un manifesto che si apre nel nome di due madri letterarie, Amelia Rosselli, appunto, e Patrizia Vicinelli, definite madri fondatrici del poema epico femminile italiano contemporaneo, del poema epico. Amelia Rosselli con La Libellula, composta tra il 58 e il 62, e Patrizia Vicinelli con I fondamenti dell'essere, scritto tra l'85 e l'87. Un arco cronologico, quello compreso tra il 58 e l'87, che, puro caso, lo dico per inciso, comprende quasi tutte le date di nascita delle maggiori autrici di poesie attive oggi in Italia. Quindi disegnano proprio un arco. L'epopea di Rosselli e Vicinelli, scrivono ancora Rossi e Lo Russo, e qui vengo al secondo aspetto, riformula e rifonda le basi canoniche della lirica e del poema tradizionale, scrivono. I loro sono poemi di fondazione in cui l'amore, il fulcro stinnovista della nostra tradizione, tra l'io e il tu lirici, diventa il mezzo di un percorso iniziatico che ha come fine la costituzione di un nuovo soggetto poetante, una nuova identità autoriale, diversa da quella canonica in quanto declinata al femminile. Cioè, Fragili guerriere, mi sembra, coglie un dato reale, cioè l'urgenza avvertita dalla maggior parte delle autrici di poesia che vengono dopo Rosselli, appunto, e dopo Vicinelli, di rifondare una soggettività femminile capace di parlare della realtà e di metterla in forma. Muovendosi nel perimetro della forma, di una forma in senso lato poematica, cioè un poema inteso in senso lato, come operazione necessaria per una rimodulazione tanto dei modi epici quanto di quelli lirici. Scrivono ancora Rossi e Lo Russo. I poemi di Rosselli e Vicinelli ci interrogano sulla coraggiosa fragilità del soggetto femminile, ancestralmente relegato al ruolo sottomesso di un tu lirico poematico, di un oggetto lirico, piuttosto che di un io, di un soggetto lirico poematico. È in questo allestimento di soggettività coraggiosamente fragili, come scrivono loro, che mi sembra sia uno degli aspetti di interesse di alcuni, perlomeno, insomma, di non pochi libri delle poete oggi attive in Italia. Ed è su questo aspetto che cerco ora di portare l'attenzione. Nel focalizzare l'attenzione su questo dato, sull'aspetto della costruzione di una soggettività che non sia ripiegata, che non sia introspettiva, ma che sia capace di parlare anche a partire dal proprio mondo interiore, del mondo esteriore, che proverò a collocare in prospettiva il lavoro delle poete, cioè cerco di considerarlo nella cornice complessiva della poesia italiana del nostro secolo e delle sue fondamentali linee evolutive, perlomeno per quello che è possibile oggi rintracciare, visto che appunto si tratta di qualcosa che è in forte movimento, che è il presente. Dunque, nella poesia italiana degli ultimi 20 anni si possono individuare alcune tendenze evolutive nelle forme e alcuni tratti ricorrenti nei temi e nelle posture discorsive. A livello formale è abbastanza evidente che la poesia attuale è attraversata da movimenti di sconfinamento verso altri linguaggi. Si parla molto spesso di ibridazione, peraltro la categoria di ibridazione è forse, insomma, poco utile perché è un po' fuorviante, perché vuol dire tutto, no? Quindi si finisce poi col rinunciare a descrivere l'oggetto del nostro studio. Sconfinamenti verso altri linguaggi, soprattutto quello della prosa, moltissimo, proprio un quanto altro linguaggio, e quello delle arti, le arti visive e anche le arti performative, la musica, il teatro, nel caso delle autrici forse più il teatro della musica, penso ai lavori di Mariangela Gualtieri, anche di Rosaria Russo.
questi sconfinamenti nascono da quello che Paolo Giovannetti ha chiamato una sorta di vergogna del verso, cioè da un eccesso di autocoscienza espressiva, che di fatto in buona sostanza è espressione di una crisi identitaria della poesia come modalità stessa di espressione umana, e dall'esigenza conseguente di ridefinirle il perimetro e il raggio di azione. Ora, è in questa crisi identitaria che si inserisce la prospettiva di rifondazione che si trova nei testi delle autrici. Cioè la crisi identitaria del genere poetico è affrontata da loro a partire da una postazione discorsiva dislocata, che è per un verso penalizzante, perché è quella che viene ancestralmente dalla fragilità e da un soggetto che è stato relegato a oggetto, ma che permette, proprio in quanto inedita, in quanto obliqua, maggiori possibilità di rifondazione, quindi maggiori possibilità in chiave costruttiva, guardandosi dal rischio del ripiegamento introspettivo del poeta che piange sulla propria crisi identitaria. Perché qui c'è un'urgenza di costruzione di un soggetto nuovo e di una presa di parola. Tra le costanti della poesia degli ultimi anni c'è anche un'attenzione molto forte, direi quasi ossessiva, per i luoghi e per gli ambienti, e una tendenza a sostituire, diciamo, la coordinata spaziale a quella temporale, cioè una tendenza alla spazializzazione, che nelle autrici è accentuata. Cioè nelle opere delle autrici l'attenzione per i luoghi e la prevalenza della coordinata spaziale si legano a una ricerca di allestimento di scenari di fondazione dell'identità, che prende forma attraverso dinamiche relazionali, io-tu. Dove il tu però è riconducibile più, cioè è riconducibile molto spesso più che alla classe del maschile ormai, alla classe del femminile, perché è legato alla ricerca di un dialogo con le madri. Cioè è una figura di madre o di sorella o una proiezione dell'io. Dinamiche relazionali che emergono talvolta attraverso processi di massima oggettivazione dell'io, che sono da leggere, credo, per un verso come segnale di rifiuto del soggettivismo introspettivo, inteso come recinto in cui collocare la poetessa. L'abbiamo sentito con Antonia Pozzi, è stato fatto proprio questo, è stata inserita in un recinto di poesia femminile, da una parte, ma anche questo processo di massima oggettivazione del soggetto può essere letto anche come raffigurazione di una dislocazione, di una esclusione fino ai limiti dell'interdizione alla soggettività, cioè di una messa in forma dei meccanismi dell'abuso e della manipolazione. Provo a precisare meglio con qualche esempio testuale, a partire dall'attenzione per i luoghi. Nell'attenzione per i luoghi si può notare una doppia tendenza, una a spazi di massima chiusura in cui si colloca appunto il soggetto e l'altra a spazi di massima apertura. Due estremi che forse hanno in comune, almeno in alcuni casi, la coesistenza di elementi profondamente arcaici e al contrario ultramoderni e ultratecnologici. Per quanto riguarda gli spazi chiusi, la chiusura, ricorrono gli interni, la stanza, la casa, la cucina. Per esempio nel libro Tamline e altre poesie del 2010 di Francesca Matteoni, un'autrice nata nel 1975, sono moltissime le autrici nate negli anni 70. Stanza è una parola che ritorna ossessivamente, a partire proprio dall'incipit, l'endecasillabo era un giorno banale nella stanza del primo testo, che ha in calce come data e luogo di composizione la mia stanza, 7 marzo 2009. Quindi è lo spazio in cui si colloca la voce che parla nel testo. Ed è seguito da un secondo, da una seconda poesia intitolata appunto La stanza immaginaria. Il secondo libro di Carmen Gallo, un'autrice che invece è nata negli anni Ottanta, si intitola Appartamenti o stanze, ed è un libro del 2016. E l'autrice lo presenta così nella nota al testo. Questo libro racconta una storia
Le scene di questa storia si svolgono dentro e fuori spazi che somigliano a stanze e a volte sono appartamenti. Dentro e fuori un perimetro che corrisponde al perimetro della costruzione di un'identità, che però non è sempre un'identità in senso positivo o costruttivo. Il libro più recente di Eva Taylor, un'autrice di madrelingua tedesca che ha scelto l'italiano per la scrittura poetica, si intitola Lezioni di casa, è un libro del 2019. Nei testi che questo libro raccoglie, la casa è allegoria di un'identità in corso di ristrutturazione, la parola ristrutturazione ricorre spesso, ma le stanze sono anche spazi di alienazione dell'identità, non solo di costruzione. Leggo due versi. Stanze in cui siamo oggetti invisibili e ingombranti, invisibili e ingombranti, che è un simbolo per un verso ingombranti, per un altro invisibili. L'ospite, un libro di Elisa Biagini uscito nel 2004, è tutto ambientato in un interno domestico che diventa il teatro di una lotta tra un io, la nipote, e un tu, la nonna, quindi una figura materna, in cui l'una è ospite dell'altra, in un collasso reciproco, in un'invasione reciproca delle identità, in cui la prima, l'io, si rivolge alla seconda, per esempio, così come in questi versi che leggo. Questa cucina mappata, ogni fessura, i confini, conosci la tua terra, ogni tipo di polvere, e chi entra e incrina lo specchio paga un dazio nella tasca del tuo grembio. È una figura femminile assolutamente reclusa ed è un modello in cui per un verso l'io si identifica, per un altro rifiuta e trasgredisce sentendosi in colpa per la trasgressione. Nel suo ultimo libro, uscito pochi mesi fa nel settembre del 21, che si intitola 50 tentati suicidi più 50 oggetti contundenti, Alessandra Carnaroli, nata nel 1979, usa gli strumenti dell'iperbole e il dispositivo dello straniamento per costruire scene di interni domestici in cui la componente arcaica di una violenza inaudita si coniuga alla tecnologia silenziosa e rassicurante di elettrodomestici e oggetti di uso casalingo, arrivando a mostrare i meccanismi di manipolazione e di derealizzazione che caratterizzano l'abuso dentro il perimetro domestico familiare e l'interdizione che ne deriva alla soggettività femminile, che viene oggettivata appunto, ma allo scopo di mettere in forma questi processi di abuso. Una soggettività condannata, dice in due versi, a pesciolina d'acqua dolce, uccisa dal calcare. Oltre a quelli domestici, ricorrono a luoghi pubblici e soprattutto non luoghi, in prevalenza luoghi di cura, ma luoghi di cura pubblici, cioè comunitari, non stanze di interni domestici. Il reparto di ospedale, a cui spesso si associa la malattia della madre o di una figura materna, è così. In Madre d'inverno del 2016 di Vivian Lamarck, con cui dialoga esplicitamente Antonella Nedda, una delle maggiori voci liriche del nostro presente, in una serie di poesie incluse nel suo libro Istorie del 2018. In una di queste ha un verso di Lamarck posto in epigrafe, coperta di neve, tanta neve, sembra rispondere direttamente l'incipit della poesia. Sì, è questo vegliare una madre in ospedale, ascoltare. Nel nosocomio è il titolo di un libro di Rosaria Russo del 2016, dove il nosocomio è spazio allegorico della vita associata nel nostro presente. L'ambulatorio, l'istituto, ambiguo spazio di addestramento al sonno, insonnologie di Lidia Riviello, in cui i luoghi sembrano dare corpo a un paesaggio che esclude la presenza di qualsiasi soggetto. Siamo noi lo spazio fuori campo, recitano due versi. Il massimo di apertura spaziale coincide invece con paesaggi spesso non realistici, virtuali o fantastici, talvolta alieni, sospesi tra un passato primordiale e un futuro postumano. È così in libri come Il colore oro di Laura Pugno, Acqua buia di Francesca Matteoni e molti lavori di Maria Grazia Calandrone. Oppure coincide con luoghi reali, ma sconvolti dal terremoto. È
così nel poemetto Ruggine di Marilena Renda. Non sono rari, naturalmente, gli spazi liminali, interstiziali, di frontiera, abbandonati ma potenzialmente attraversabili e quindi risemantizzabili. Alcuni rapidi esempi. Sara Ventroni ha dedicato a un fossile della modernità industriale, come il gasometro, una delle sue opere, anzi una delle opere in senso assoluto, a mio parere, più riuscite del primo ventennio del 2000, il poemetto Nel gasometro, pubblicato nel 2006. A titolo di esempio ne leggo alcuni versi. E l'acqua e l'aria fanno un lavoro sporco. Sottoposto al tempo, il gasometro non ha senso, non ha verso, non è spazio. Non tiene la materia, la espelle verso l'altro. Tutto il poema è un percorso faticosissimo, ostacolato di attraversamento a ritroso della storia del Novecento, il secolo delle guerre totali e della costruzione del benessere. Il gas è allo stesso tempo strumento di sterminio e strumento di benessere, perché porta il calore nelle case. Ma questo attraversamento è condotto dalla prospettiva dislocata di un soggetto che si muove in uno spazio abbandonato quando tutto ciò di cui parla è già successo, cioè chi arriva dopo e lo osserva retrospettivamente, cioè ha uno sguardo obliquo. L'ultimo libro di Renata Morresi, un'altra autrice degli anni, nata negli anni 70, si intitola Terzo paesaggio. E non mi soffermo su questo, ma passo a parlare di un'autrice giovane, nata negli anni 80, Maddalena Bergamin, che ha pubblicato nel 2017 un libro dal titolo L'ultima volta in Italia. Maddalena Bergamin vive fuori d'Italia, vive a Parigi, ma continua a scrivere in italiano i suoi testi poetici, è diciamo l'inverso di Eva Cheio. In questi testi di Maddalena Bergamin, lo sguardo è insieme dislocato e ipervedente. Cioè non è ipervedente perché dislocato, ma tutte e due le cose, senza un apparente nesso logico. Ipervedente perché dai margini si spinge ai confini inquietanti delle cose e degli spazi, ricorrono i sintagmi oltre confine, dietro le porte di vetro, e di questi confini si sonda la consistenza dura e trasparente di vetro, fino al rischio da parte del soggetto di farsi vetro. È un rischio di assoluta oggettivazione che deriva da un massimo di estroversione per la costruzione di uno sguardo autorevole a cui sia concesso parlare del mondo, cioè che, a cui sia riconosciuta la capacità di parlare del mondo. Chiudo rapidamente su quella dinamica relazionale io-tu, cui accennavo prima, in cui il tu è spesso tu femminile e che slitta talvolta verso la terza persona, cioè un tu che diventa lei e quindi si manifesta esplicitamente come tu femminile, o precipita nel noi, in un noi comunitario. Allora, faccio riferimento a un libro di Laura Pugno, La mente paesaggio, un libro del 2010, che è un libro che può essere letto come un unico lungo poema in cinque parti, che racconta un processo di individuazione, cioè racconta l'emersione di una singolarità, di un'individualità, e la costituzione di un rapporto tra l'io e il mondo, a partire da un da te. Il primo testo del libro inizia così. Tu, io, sei quella che rimane, corpo quasi identico, visibilità estrema del da te. Slittamenti verso la terza persona, sempre in tema di relazione madre-figlia, si trovano, per esempio, in Antonella Anedda, nella poesia Stars, voleva essere una di quelle madri che a Carosello pubblicizzano il brodo star con un sorriso. E in un'opera, anche questa dal respiro poematico, un poemetto di Fiammetta Cirilli, uscito nel 2020, Assemblas,
il cui nucleo profondo è la relazione tra un io, questa volta materno, madre, e la figura di una figlia significativamente affetta da un disturbo del linguaggio e le cui apparizioni oscillano tra la postazione della seconda e della terza persona. E il verso di chiusura di tutto il libro è la parola che non ti ho dato. Come, diciamo, esempio invece dell'uso della prima persona plurale, qui chiudo, voglio spendere due parole sull'ultimo libro, a mio parere molto riuscito, di Carmen Gallo, che, lo dico tra parentesi, è anche una traduttrice come molte di queste poete, cioè molte di queste poete sono anche traduttrici, traduttrici di grandi poete, Emily Dickinson, Sylvia Plath, Anne Sexton, che sono madri letterarie. Cito solo il libro di Rosaria Lo Russo, Io e Anne, che è centrato sul rapporto con Anne Sexton. Rosaria Lo Russo è la traduttrice in italiano di Sexton. Le fuggitive si presenta come una autobiografia per luoghi reali, così la presenta Carmen Gallo, e tutto il poemetto è costruito sulla ripetizione, sul ricorrere a inizio verso, secondo una modalità che ha a che fare anche con Rosselli, quest'uso della ripetizione come costruzione anche ritmica, del verso essere declinato alla prima persona plurale. Siamo, leggo alcuni versi, siamo in una incubatrice, in una sala d'aspetto, in una casa nuova, siamo in un bagno e più avanti siamo in un'automobile, di ritorno da scuola, siamo a scuola, eccetera. Procede tutto così, cioè la ripetizione di siamo inizio verso costruisce una progressione ritmica, anche semantica, che però produce in chi legge un effetto di stordimento, è come essere di fronte a una carrellata veloce di istantanee, di situazioni strappate all'indistinto e riconosciute fuggevolmente ma ripetutamente come proprie da un soggetto la cui unica azione è quella di vedere e di riconoscere tracce di esperienza da una prospettiva mobile, incerta e sotto sforzo, in movimento. E la dimensione temporale è completamente sostituita dal piano spaziale, su cui si esercita lo sguardo, nel tentativo di fermare i corpi in movimento, le immagini in movimento, di portare con sé tutti i luoghi della sua storia, perché è sullo sguardo, su questa estroflessione, proiezione in immagini della memoria, che può fondarsi la ricostruzione di un'identità, di una soggettività come atto necessario alla presa di parola in poesia, in una tradizione in cui il femminile è stato per secoli relegato alla posizione del tu, dell'interlocutrice, dell'oggetto. Grazie. Grazie alla professoressa Marucci per aver inquadrato così bene una questione centrale che è sintetizzata altrettanto bene nelle Fragili guerriere, che dice tutto, dice tutta la lacerazione della donna, la lacerazione femminile, e questo sentirsi coraggiose partendo da una condizione di fragilità. Allora, adesso il tempo è tiranno. Dovremmo iniziare adesso la pausa, ma assolutamente non possiamo rinunciare almeno a 10 minuti, un quarto d'ora di dibattito, quindi restringeremo, ahimè, la pausa, cioè faremo una ragione. Oggi nutriamo la mente, non nutriamo il resto. Peraltro abbiamo scoperto il problema tecnico di prima, abbiamo scoperto che l'altro convegno non solo ci ha preso l'aula, ma tentava di rubarci anche l'aula digitale, per cui c'è stata una sovrapposizione di due account, per questo ci risultavano due riunioni, perché sullo stesso account siamo sovrapposti. Quindi apriamo sicuramente alle domande sia del pubblico da casa che, sì, faccio io, come sa, ecco, intervieni tu, sia da parte del pubblico presente. Abbiamo già una prima domanda. Stamattina dai docenti che hanno parlato mi sono venuto un paio di suggestioni e piacerebbe sapere se cosa iniziate. Una è quella riguardo la sindaca, che le poetesse di cui si è parlato stamane, soprattutto pensavo a Antonio Pozziano e a Rosselli, ai conti che
stiamo facendo con il corpo. Che anche il padre di Anna Frank eliminò dal diario tutte le parti che riguardavano il fisico. Vedete che la coscienza pensava di andare in isteria con l'operazione per togliere l'utero. Quindi mi si viene in mente molto creato dell'inizio della 800, inizio del 900, in cui le donne recuperano la propria identità che è corporea, perché siamo il nostro corpo. Quindi mi chiedevo se potesse essere letta anche da questo punto di vista la poesia che è stata recuperata. L'altra suggestione è data da questo testo di Amelia Rosselli, mi viene in mente che nella musica del secondo novecento, ma forse anche del primo novecento, cioè comincia ad esserci l'utilizzo della medesima frase musicale che è spezzata in diverse note, cioè che termina, finisce con la fine della battuta in diverse note, ma della medesima frase, tanto da arrivare poi a fare quello che generalmente è chiamato. Generalmente chiamato il loop, cioè la frase messa. Mi chiedevo se cambia il significato musicale. Mi chiedevo che se potesse entrare nella, siccome a meglio se era una piccola, entrare anche in questo concetto. Grazie. Non so, forse su quella parte musicale vuole. Ah, ok, raccogliamo se ci sono eventuali altre domande su professore Sabatini. È stato molto bello ascoltarvi, quindi volevo intervenire. Diciamo, allora, per alcune questioni relative alla lettura della poesia delle scrittrici, che mi chiedo rispetto a questa relazione su Antonio Corsi. Ora, noi sappiamo quanto ha pesato anche prima di montare, ad esempio, penso a Croce che scrive su Isabella Morra. E dice che la poesia di Isabella Morra, sì, però la poesia anche quella, parziale, originale, il lavoro, eccetera, eccetera. Però in qualche modo questo discorso all'estraneità alle poetiche mi chiedo se non pesa sulla costruzione di una lettura delle scritture delle poete che in qualche modo non riconosce a loro l'interlocuzione alla poesia direttamente. Ovvero, mi chiedo, ad esempio, una poesia come confidare, forse è confidare nella e una poesia come sfiducia, forse potremmo leggerla come sfiducia nella poesia intesa come tradizione poetica, altre cose intendendo. Questa è una domanda che io, ascoltando, avendo letto Antonio Corsi, però proprio nel corso del discorso, mi dico, dire, forse stiamo proprio parlando della poesia più ancora che dell'altro o dell'altra. No, anche lui, sicuramente pensava a Antonio Corsi come anche a Amelia Rosselli, però l'interlocuzione forte con la poesia, quando Petrarca parla dell'altra sta parlando della poesia, quindi questo forse glielo potremmo riconoscere. È una domanda che faccio a voi lettori così attenti. E d'altra parte, anche rispetto a Rosselli, invece ho una domanda come lettura di domanda. Come tutto questo, la lettura di De Martino, Morte e pianto rituale, che sicuramente Morante fa, perché c'è nella sua biblioteca, ed è evidente nell'assunzione dell'elaborazione del lutto che pone nella lirica del mondo salvato dell'addio, no? Che in qualche modo colloca le scrittrici, sul discorso del Plantus e del Cantico dei Cantici della sposa, alle origini della poesia delle donne, Vittoria Colonna e Brandia Gamba, di questo scrivono, e ne scrivono magnificamente. Quindi la domanda è: questo tipo di elaborazione è un discorso che possiamo riconoscere loro? La troviamo in queste poesie, in questo momento? Troviamo in altre strutture, ad esempio di uomini, perché la mia lettura è che loro sono capaci di fare questo, di parlare non solo del Plantus e farne una figura
importantissima per la nostra elaborazione del vivere, ma anche forse di un pathos che celebra un fine di una creazione. In questo senso forse lo potremmo riprendere. E a questo proposito, mi collego a Sara Ventroni, a Laura Pugno, nella bellissima relazione di Marianna Maducci, chiedendo, non c'è la questione delle rovine? Paola Di Cori ha scritto un bellissimo libro insieme ad altri sulle rovine. Cioè, non stiamo sulle rovine di una cultura e di una civiltà che in qualche modo possiamo anche lasciarci le spalle e che le scrittrici stanno così rappresentando. Prima cosa la voglio dire che questo convegno è veramente bellissimo. Cioè, da italianista mi capita molto raramente di partecipare a un convegno così bello, così vero, così emozionante. Tutte e tre le selezioni mi piacerebbe dire delle cose su quella di Riccardo, veramente che ringrazio anche per aver fatto questa lettura, no? Esprimo una forma, soprattutto per una poeta non conosciuta da tutti, di grande rispetto. Penso a quando dicevi filologia, intendevi anche questo, no? Sentiamo i testi. Lì c'è quel 80 fede in te, che Montale avrebbe ripreso in un testo tardo, garantendosi con la parentesi successiva, e la sciocchezza che ti disse un giorno, che era stato suo il primato dell'invenzione, mica l'ha preso da Gorgazzetto a Irma, no? E mi ha fatto venire in mente questa domanda. Ma le genealogie matrimoniali dei poeti maschi, che sono così sotterrate, così tonie, e che invece possono essere molto profonde, basta che grandissimi modelli di Eric, insomma, tanti altri, come hanno agito? Perché se ne parla veramente così incredibilmente poco? Cioè, il Tasso, i poeti o Michelangelo, che non devono nulla alle poete del Cinquecento. Alla loro, insomma, si parla di questo poco, ma mentre visto che la poesia è lì su questo, ora mi sembrerebbe che si potesse aprire un seminario anche per il nome di Matte Blanco che Raffaele ha fatto, senza dimenticare mai che la grande rivoluzione di Matte Blanco è l'idea dell'inconscio non rimosso, non tanto quella della simmetria che di fatto già anticipa il Freud, condensazione, spostamento, eccetera, e lui l'ha solo trasferito su un piano logico e non funzionale, cioè struttura linguistica e non struttura energetico funzionale, cioè la depositivistizzata, per così dire. Però l'idea di rinforzo non è rimosso, cioè di qualcosa che noi conosciamo perfettamente, non abbiamo fatto scendere al di sotto della lama della censura, ma che pur conoscendo perfettamente come avviene alle esperienze delle emozioni, delle emozioni intense, paura, desiderio, necessità, eccetera, amore, non siamo in grado di rappresentare linguisticamente, non siamo in grado di rappresentarci, perché avendo caratteri di multidimensionalità non possono essere trasferite dentro le strutture delle linguistiche socialmente comunicabili, che sono quelle dei tre principi della logica aristotelica, mentre le esperienze non inconsce, ma cioè l'inconscio non rimosso, cioè che è profondo ma che conosciamo, non sono rispondenti alla logica, ai tre principi della logica, perché il principio di contraddizione viene travolto, eccetera. Qui è molto chiaro che questo slittamento, questa sfaccettatura, direi questa struttura prismatica della poesia. Cioè, tante facce che tutte insieme fanno un'unità, ma ogni faccia completamente diversa e riflette un altro diverso, parlano di questo. È chiaro che il mondo è vedovo perché l'io è ancora vivo. Cioè, quello che si chiede, e d'altra parte pertinente all'esperienza del lutto, è che l'io, cioè che l'altro, sia o morto o vivo. E invece l'altro è morto ed è vivo. E questa è l'esperienza del lutto. Perché il mondo torni ad avere luce, bisogna che l'altro, non potendo essere vivo, sia morto. Ma siccome in realtà è vivo, benché sia morto, tema già leopardiano, dell'infelicità umana, io non è libero, cioè è in un attraversamento. Cioè, se tu non muori, io non posso tornare a essere viva. E infine una cosa veloce con Marianna, questo tema dello spazio, mi piacerebbe molto ragionare se la spazializzazione della dislocazione ha anche a che fare col fatto che il tempo è una categoria
in cui il maschile ha impiantato la sua sovranità, come controllo del storico, come controllo degli sviluppi. Petrarca è un poeta per tempo, mentre di nuovo Emily Dickinson, proprio all'origine, è una poeta della spazializzazione, però con un prezzo altissimo. In quel caso la spazializzazione per fondare, per iniziare la fondazione di un nuovo soggetto poetante, di una nuova identità, deve restringersi a quello di una stanza, uno spazio così piccolo che io possa avere il diritto, l'autorevolezza, possa conferirsi da sola, perché la tradizione non gliela conferisce, l'autorevolezza di essere sovrano. Quindi spazio privilegiato, ma anche gabbia, in un certo senso. Forse la ora gabbia si è un po' rotta. No, no, per la Dickinson. Vede, no, 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 per la... come un mondo certo. Di rovine, no? Come le persone. No, però certo, per la Dickinson è spazio. Professoressa Farnetti. Molto bene, anche io vorrei dire tantissime cose a tutti e per te, perché ho apprezzato davvero moltissimo. Mi limito a una cosa per ragioni di tempo. Sulla Rosselli ci interroghiamo da tempo. Io credo che il dilemma non stia fra maschile e femminile, perché lei ne ha uno più grande ancora, il che è tutto dire, che è appunto fra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. E io penso che l'ho sempre sentita immensa, perché è una medium, cioè lei non parla dalla di qua, lei parla dalla di là. Lei è Dante, che è andata ed è ritornata in Fisce. La potenza, voi l'avete sentita forse anche in qualche reading, ha una voce che è davvero una voce da medium, è una voce dell'altro mondo. E io credo che anche la grana di quella voce ci dica qualcosa, oltre che la grana della sua voce poetica scritta. Non so, è molto provocatoria come lettura, però vi chiedo cosa ne pensiate. Diamo un po' di risposta, perché sennò le domande diventano enormi e tante e ce le dimentichiamo, per cui magari se volete rispondere sulle questioni un po' più specifiche, un po' più... C'era una prima, quella soprattutto sulla parte della musicalità, che magari... Ma le domande sono segnate. Ok, perfetto, allora... Perfetto, perfetto. Prego, prego, allora. Sì, sì. Sulle rovine, sì, così, sono le rovine di una società che possiamo lasciarci alle spalle, che infatti la vita rappresenta molto bene il gasometro, le rovine del terremoto, il bruge, l'enda, e viene in mente un altro aspetto. Il libro di Carmen Gallo, del fuggitivo, che facevo riferimento in misura, comincia in un museo archeologico. E le figure che poi prendono la parola nel corso del testo derivano da una teca. Quindi quello è proprio, no, un'immagine fortissima delle rovine conservate in una teca, conservate in una città che ha accumulato rovine e a cui si prova a dare una voce però per un linguaggio diverso. E sulla spazializzazione sul tempo maschile, credo di sì, credo che questo sia una delle ragioni di questo dominio assoluto dello spazio rispetto al tempo, che appunto trova anche nel modello di Armiti, insomma, la ragione e questa chiusura nel perimetro della stanza. Alcuni autrici riprendono l'immagine della stanza che sono partita da Matteoni, che addirittura come indicazione spazio-temporale, il luogo di composizione del testo indica la mia stanza, quindi c'è un dialogo anche. Però dalla prospettiva di chi passa lì per uscire dalla stanza, però continuando appunto a lavorare sulla coordinata dello spazio, probabilmente per ragioni anche legate al fatto che il tempo è stato colonizzato, no, da un soggetto maschile a partire da Petrarca. Se vuole aggiungere sì. Allora, secondo me, oltre a quello del corpo, che non invece è quello della costituzione,
sulla volta della donna, del soggetto femminile come soggetto di sentimento. In questo probabilmente per una cosa che mi si sta rotto. Mi è capitato di fare dei corsi all'università in cui accettavo questo tema, e riconoscere alla donna il diritto di enunciarsi come soggetto, no, come soggetto intero, questo sì è un problema. Ovviamente coinvolge anche il tema della popolarità, ma comunque mi scavalca, perché è proprio il tema della formazione di tempo per soggetto di parola, e quindi il tema del desiderio di denunciare il desiderio, questo diventa anche nella tradizione maschile un problema molto, molto scabroso, e in queste donne questo c'è il concetto di tempo, questo poi vengono incontrate, questo viene incontrato, non solo l'istituzione del corpo, ma il fatto che questo permette di dire che questo diventa un tema scabroso. In Rosselli c'è proprio l'idea, lo diceva lei stessa, che a volte scriveva su tutti i versi belli, che ascoltando, suonando, i preludi del tercero del tetrato di Bach e i preludi di Chopin. Quindi c'è un'idea sia di seriazione, di serialità, per cui c'è proprio l'idea dodecafonica della serie musicale, del gruppo di note, di monta e quello della reazione, la reazione bellica. Quindi c'è sicuramente questa situazione musicale. Va detto che però gli studi di Rosselli erano veramente molto ardui. E io credo che nessuno ancora sia entrato lì dentro, perché bisognerebbe avere competenze psicologiche talmente raffinate che è difficile trovare una persona che tenga insieme esperienza letteraria e quel tipo di musicologia, perché poi lei non solo adattata, ma studiava a tocche l'esperienza della musicologia. Quindi sono veramente cose impervie e francamente non ho ancora trovato nessuno che riesca a mettere insieme queste cose. Inclusive sono grato di affrontare. Una cosa difficilissima, noi induiamo qualche cosa, ma è veramente difficile entrare dentro. È possibilissimo, non so se nel catalogo dei libri di Nero Selle, che è stato questo della Tuscia, ci sia del Martino. C'è una visione famosa in cui lei si paragona alla Vergine che tiene Cristo tra le braccia, quindi come del Tantus c'è. Forse però direi questo, allora, tema salute, poesia, la stile, però lì la sublimazione è sempre riuscita. Invece, in queste donne, infatti, perfino in Casa della Santa, c'è una resistenza a far compiere completamente la sublimazione. E forse, però, è un tema da indagare, è questa resistenza a, come dire, scorporare, mettere lì nell'ambito innocuo della sublimazione l'altro, che potrebbe, secondo me, sì, nel caso della figura Selli, identificare questo quadro sul tema del legato al lutto e così via. Perché poi a me la cosa che colpisce è che tutto non copre, non è possibile così. Mentre la poesia maschile della Silvia, della Laura, per queste sono tutte nuove, ma abbastanza resistenti. Quindi non essendo soggetto, notate che nel caso nere Laura apre la bocca quando la piace il cuore, a quel punto è la prima parte. Secondo me da Matte Blanco si può proprio elaborare, non proprio in maniera netta, ma si possono elaborare delle figure del discorso che in qualche modo illuminano sinceramente la poesia di Rosselli. Va detto che però qui le categorie italiane sono pertinenti, perché quello di cui si parla qui non è nella dimensione, però è quella che poi chiamano la ferrovia, il diritto, cioè il disconoscimento di qualche cosa che sa che è accaduto, che è un meccanismo diverso dalla dimensione, qui invece Rosselli lo ha detto molto spesso con molta forza, la parola della poesia è sempre. E qui si capisce tutta la contrattazione che c'è tra la logica profonda, concezionale, scabroso, e poi il fatto che deve in qualche modo essere detto, che venire dalla luce che è una condizione di compromesso. Poi mi sembra tutto, dicevo, è proprio un conflitto, è verissimo che c'è questo rapporto tra la poesia di Rosselli e la parola di Motti, però è un rapporto conflittuale, sta accettando delle citazioni. C'è una molto bella in cui lei dichiara di aver scoperto la figura del padre leggendo le scritti, e la sua reazione è: ma questo parla come me, lo dice proprio questo in secondo il cittadino letterale. E anche quando parla di scopellare, dice che lei sente parlare di se stessa lui, e però questo è vissuto anche con un senso di protezione. Cioè ci sono questi che parlano dentro di me, e io mi lascio parlare, però c'è anche la volontà di parlare di lei, quindi c'è un movimento conflittuale anche qui. Da questo punto di vista, l'intersezione tra la guerra dei sessi, come la chiama
assenti, e il tema della, della parola dei morti, deve conservare un elemento conflittuale. Non è un far parlare i morti pacificato, è un far parlare i morti ma corruttando, perché i morti sovrastano, ti tolgono la parola, e poi sono morti maschili, che per esempio non, questo tema non emerge mai quando lei parla del tutto della madre o della nonna, che pure l'hanno segnata molto, molto direttamente. E però nella sua visita, a quanto so io, per le mie tre letture, a quanto so che era finito sulla serie, un rapporto con le punte, con la mia matrimoniale, non c'è, c'è il tu maschile morto, alla quale si sbagliato in qualche modo, e rispetto a quale ingaggia una lotta perché vuole parlare e non essere completamente schiacciata. E così quello che succede. Sì, magari vieni qui perché fa, fa un po' poi dietro la lavagna è proprio brutto. Rapidamente, ma volevo raccogliere le suggestioni, le sollecitazioni delle colleghe. La prima collega mi parlava, poneva il problema del corpo delle donne, della difficoltà di mettere in poesia il corpo delle donne. È vero, ma questo vale anche per il corpo degli uomini, dei maschi. Il poeta centrale del nostro Novecento, Montale, non si rappresenta come corpo maschile. L'eccezione in parte è Ungaretti, ma Ungaretti nell'Allegria è legittimato a parlare del corpo, della materialità del corpo, perché si trova in uno stato d'eccezione, che è la guerra. Quindi è un problema che riguarda le donne, ma riguarda anche gli uomini. La corporeità, la corporalità, la materialità del corpo è qualcosa che almeno in questa fase del primo Novecento è difficile da mettere in poesia. La seconda domanda... Prego. Sì, sì, sì. Sì, 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 no, capisco benissimo. Io facevo un discorso molto più specifico sulla poesia del primo Novecento, no? Anche Montale non si autorappresenta come corpo, il corpo maschile. Laura Fortini, beh, interessante l'indicazione che poneva. C'è una poetica implicita, tu dici, in alcune poesie di Antonia Pozzi, che in qualche modo, se capisco bene il senso della tua domanda, pone un rimedio al fatto che invece pubblicamente non partecipa, come dicevo, al dialogo, al dibattito delle poetiche. Lo trovo accettabile per alcune poesie, come sicuramente Sfiducia, altre cose intendendo, volevo dare esattamente questa lettura, per altre cercherei un po' di evitare una sovrainterpretazione, cioè starei più attento al testo, e mi sembra che insomma si possa restare, cioè, possa avere una sollecitazione, anche un'emozione, anche semplicemente mantenendosi al significato letterale. Ecco. Poi Pietro Cataldi... Le genealogie matrilineari, sì, è difficile riconoscerle, evidentemente. Quel verso che citavi, 80 fede in te, compare in una poesia del Tardo Montale 79, così a Eclipsia. Però questa, cioè l'idea di una fede assoluta, cieca, religiosa, c'è anche, che è poi quella di confidare, c'è già anche in modo più sotterraneo, più implicito nelle occasioni. Eclissi è già oggetto di una venerazione. E sono perfettamente d'accordo con te. Ultima cosa vorrei dire, questa non sollecitata, ma insomma doverosa. Anch'io, come Raffaele Donnarumma, da qualche anno comincio a porre il problema di avere di fronte per le studentesse, soprattutto, gli studenti maschi sono sempre più rari. E ovviamente anch'io ho cambiato il modo di, non soltanto di leggere i testi, ma anche di sceglierli, e soprattutto ho cominciato ad ascoltare le studentesse, che sempre più spesso mi chiedono tesi su autrici, donne, spessissimo Alzamorante, però anche io confesso che Antonia Pozzi la conoscevo poco, male, grazie alla lettura molto parziale di
mentale, a causa della lettura molto parziale del mentale, e ho imparato a apprezzare appunto dialogando con le studentesse. Però allo stesso tempo, insomma, quello che mi sento di fare, che mi sembra giusto fare, è correggere una lettura molto chiave, molto biografica, autobiografica, con eccessiva immedesimazione, anche pericolosa secondo me, e quindi cerco di raccogliere queste sollecitazioni, queste suggestioni, però leggendo a modo mio, come sono anche della critica stilistica, della metrica. Grazie. Direi che possiamo fare un quarto d'ora di pausa invece della mezz'ora prevista, e quindi alle 11.45 per gli ultimi due interventi. Quindi lascio aperto anche qui la conversazione, un quarto d'ora di pausa.
Allora, direi che possiamo riprendere. Se vogliamo accomodarci, grazie. Io finito già lo schermo. Allora, il primo e penultimo intervento di questa seconda sessione di lavori, seconda parte della giornata. Torniamo alla prosa. Presento la relatrice Marianna Marrucci, insegna all'Università... La stanchezza si sente anche per me. Elisa Gambaro, insegna letteratura italiana contemporanea all'Università degli Studi di Milano. I suoi interessi di ricerca riguardano la scrittura delle donne tra il XIX e il XXI secolo. Nello specifico Ada Negri, Ale Ramo, De Céspedes, Ginsburg, Giovanna Zangrandi, Clara Sereni, Elena Ferrante. La produzione poetica di autori attivi a Milano negli anni 60 e 70, in particolare Giudici, Sereni, Fortini, e la narrativa contemporanea. Il titolo dell'intervento della professoressa Gambaro, Clara Sereni e il romanzo familiare. Grazie. Grazie. Mi sentite? Anche io ho una voce non potente. Dunque, Clara Sereni e il romanzo familiare si intitola il mio intervento ed è dedicato a un'autrice forse non notissima nel canone novecentesco, ma che a mio parere ha delle cose da dirci. Nel momento di consegnare le proprie carte a Gloria Manghetti e al gabinetto Vieussieux, Clara Sereni disse che l'idea di sistemare le cose mi rasserena e mi alleggerisce. E vorrei usare questa asserzione come leitmotiv del mio discorso, che si incentra su i due romanzi, a mio avviso, perché poi tanti ne ha scritti, però a mio avviso più significativi della carriera d'autrice, che sono Casalinghitudine e Il gioco dei regni. Allora, vi faccio vedere qui un po' la storia editoriale e anche i processi di valorizzazione dell'opera di Clara Sereni, che esordisce nel 74 con, qui vi ho messo la copertina della prima edizione, con un romanzetto che si chiama Sigma Epsilon, ma che, vedete, il titolo si può leggere anche in verticale come Se, che viene pubblicato da Marsilio ed è stato poi rieditato l'anno scorso dalla casa editrice Ali Eno, che si è dedicata ad un recupero editoriale dell'opera di Clara Sereni. In realtà, dopo un lungo periodo di silenzio, perché vedete le date, questo primo romanzo cade sostanzialmente nel vuoto, non riceve nessuna attenzione critica, non è un bel libro, è un libro acerbo, che tuttavia contiene elementi di interesse. In realtà l'esordio dell'autrice sulla scena letteraria nazionale avviene attraverso la casa editrice più blasonata, insomma, della nostra scena letteraria, che è Einaudi, che nell'87 pubblica Casalinghitudine. Su questo libro poi mi soffermerò e vi spiegherò un po' come è fatto, perché è uno strano oggetto librario. A seguire il libro in Einaudi è Natalia Ginsburg, ovvero agli occhi della giovane Clara Sereni un mito, una figura di assoluto riferimento. Se voi guardate le date che vi ho messo sotto alla copertina di Casalinghitudine delle riedizioni, vedete che i recuperi editoriali sono molto posteriori alla prima edizione del libro, nonostante Casalinghitudine divenga, a dispetto anche delle aspettative dell'editore stesso, di Einaudi, divenga un libro che si diffonde presso un pubblico di lettrici. Vedremo anche quali e anche perché.
Casalinghetudine è peraltro l'unico titolo einaudiano di Clara Sereni, perché dopo questo titolo il suo libro seguente, che non vi ho messo nella slide perché non è un romanzo, è una raccolta di racconti, si chiama Manicomio Primavera, non esce presso Einaudi. L'avventura einaudiana inizia e finisce con Casalinghetudine, e poi vedete che le successive edizioni sono del 2005, quindi molto posteriori, e poi passerà a Burre Giunti, soprattutto grazie all'interessamento di un'altra operatrice editoriale, che è Benedetta Centovalli, che valorizza il libro. Il secondo romanzo di cui parlerò è Il gioco dei regni, che esce per Giunti nel 93 e poi conosce alcune riedizioni, tra cui una Burr del 2007 con prefazione di Azor Rosa, prefazione che fece infuriare l'autrice, e la più recente, che è Giunti 2017, con introduzione di Marino Sinibaldi. Questo per darvi un po' il quadro. Adesso vediamo un po' però come sono fatti questi romanzi e cosa raccontano. Casalinghetudine è uno stranissimo libro, perché è un libro che accosta dei lacerti di storia memoriale e familiare a un ricettario, cioè ci sono proprio le ricette con, adesso poi vi faccio vedere, piatto, ingredienti e poi metodo di preparazione. Quindi accosta delle morfologie a destinazione pratica, manualistica. E in Einaudi, quando arriva il dattilo scritto e lo legge Natalia Ginzburg, tendono a escludere la parte delle ricette. Da cui però invece, e le carte d'archivio lo testimoniano, Clara Sereni aveva iniziato a scrivere. Cioè il progetto genetico del romanzo nasce dalla stesura delle ricette, cioè dei piatti da cucinare. Ho dovuto lottare per far capire che le ricette erano parte integrante del testo. Senza contare che poi Natalia Ginzburg, il cui giudizio era da me tenuto in massima considerazione e per carità, non volle firmare la bandella come suo solito e tentò di farmi cambiare persino il titolo. Cioè, è stato pubblicato il parere di lettura di Natalia, che dice che il titolo Casalinghetudine lo trovava orribile, che era assolutamente contrario. In realtà poi il termine è entrato forse anche un pochino nel lessico comune. Qualcuno ipotizzò che sentir parlare di casalinghetudine come di un nuovo lessico familiare 20 anni dopo l'avesse infastidita. Allora, qui abbiamo già una indicazione, diciamo così, morfologica. Perché casalinghetudine dovrebbe essere un nuovo lessico familiare, con tutti i distinguo del caso? Perché, come Ginzburg, anche Clara Sereni appartiene, per nascita, a una famiglia illustre del Novecento italiano. È figlia di Emilio Sereni, dirigente del PC, partigiano, capo del CLN, ministro, e poi membro del Comitato Centrale del Partito Comunista. Quindi una figura non solo di politico, ma anche di intellettuale. I suoi studi sulla questione meridionale e sulla questione anche agraria del Mezzogiorno d'Italia fanno parte della nostra cultura. E la famiglia Sereni, che è una famiglia di ebrei romani con addentellati di parentela, un cugino è Eugenio Colorni, sono i cugini Pontecorvo, Sereni ha consuetudine con persone come Mario Rossi Doria o altri, che poi sono personalità pubbliche della nostra storia collettiva, faceva supporre comunque una giusta parentela con la storia della famiglia Levi, delle personalità dell'antifascismo italiano, che poi diventano classe dirigente dell'Italia repubblicana. In realtà, a differenza di Lessico familiare, Casalinghetudine è un libro assai più ombroso e assai più, diciamo così,
intricato quanto al dispiegamento delle morfologie del romanzo familiare. In questo senso, io credo che il lessico familiare sia stato sì un modello, ma anche, come al solito, un antimodello. E sulle questioni delle genealogie matrilineari ruota un po' il mio discorso, che però è un discorso che vi offro insomma, un po' così alla buona, ed è neanche un percorso di ricerca in progress, ma proprio idee germinali di un percorso di ricerca sulla forma del romanzo familiare. In realtà Clara Sereni nelle sue prime prove narrative adotta sempre morfologie ibride, perché Sigma Epsilon è un romanzetto molto acerbo che accosta le suggestioni della fantascienza con un racconto di sé, e un racconto di sé come operatrice culturale, perché nella sua gioventù sessantottina e romana, Clara Sereni lavora con Citto Maselli, lavora, fa parte poi, si avvicina al gruppo del Nuovo Canzoniere Italiano e lavora nell'ambiente culturale con compiti che sono però di manovalanza, e in un ruolo molto non in luce, insomma, molto in ombra. Era l'addetta al ciclostile, ecco, anche perché la pratica del pianoforte insegnata alle, come educazione borghese vuole, fin da quando era bambina, la rendeva particolarmente abile con le dita. Casalinghitudine, invece, anche qui è un libro con una morfologia davvero sorprendente, perché le ricette sono parte integrante del testo e alle ricette, quindi a testi di destinazione pratica, perché i piatti si possono benissimo cucinare. Io non sono una gran cuoca, ho provato e più o meno funziona, no? Però accosta anche l'acerti di storia di sé e romanzo familiare. E infine Il gioco dei regni è un romanzo familiare in piena regola, perché racconta la storia dei genitori, che però, per come è raccontato e per come è fatto il romanzo, si avvicina molto alle campiture del romanzo storico. In questo senso, visto che c'è un pubblico di insegnanti, Il gioco dei regni è un romanzo che si presta assai bene a percorsi transdisciplinari, perché ci racconta tanta storia del Novecento ed è insieme un'opera letteraria, quindi può essere usato didatticamente con finalità e funzioni molteplici. Ecco qua, questi sono i genitori, mamma e papà. Questo è Emilio Sereni, il dirigente comunista, e questa è la madre. La madre, Xenia, è figlia di una rivoluzionaria russa e di un rivoluzionario russo che viene impiccato nel 1905 a seguito della prima rivoluzione. La madre poi scappa con lei nella pancia. E la vita di Xenia, poi si trasferiscono in Italia, conosce una svolta quando conosce il giovane Mimmo Sereni. E di lì assumerà il nome di Marina, nome di battaglia Marina, e affiancherà Emilio Sereni attraverso la carcerazione, l'esilio, il lavoro clandestino, i contrasti all'interno del partito, il periodo delle purghe staliniane, quando loro sono a Parigi, e con Emilio Sereni farà tre figlie, le cui nascite sono distanti tra loro perché sono scandite dai periodi di carcerazione e di esilio di Emilio, e Clara è l'ultima figlia perché nasce in periodo di pace nel 1946. Soltanto che Xenia si ammala di tumore e dopo una lunga malattia muore nel 1952, quando la nostra autrice ha 5 anni. Marina Sereni scrive questo libretto, che vabbè, adesso non vi ho portato, però vi ho messo la slide, viene pubblicato da Editori Riuniti, che si chiama I giorni della nostra vita,
Ed è un libretto in cui, che ha un successo straordinario, perché viene distribuito in tutte le case del popolo, in tutte le sezioni del PC, in cui racconta in forma agiografica la sua storia con Emilio Sereni, le loro avventure di combattenti comunisti e antifascisti, e tra l'altro Marina Sereni è la fondatrice, insomma, dell'UDI, insomma, dell'Unione Femminile Comunista. Vi faccio vedere come è fatto, anche se sommariamente, Casalinghitudine. Casalinghitudine è assemblato, cioè il criterio che guida la partitura narrativa è proprio il ricettario, come se si trattasse di un menù. Quindi si inizia, in modo forse un po' eccentrico rispetto al recitario tradizionale, con una serie di pappe per bambini nel periodo dello spezzamento, e poi si procede con gli aperitivi, primi piatti, secondi piatti, uova, verdure, dolcezze, e si termina con conservare, cioè le conserve e tutto ciò che va preservato. La struttura del ricettario è ciò che informa il libro. E questo l'ordine tra una ricetta e l'altra, in modo apparentemente rapsodico, si inseriscono, poi ve lo faccio vedere, dei ricordi o delle rievocazioni o dei resoconti di esperienze personali e familiari. Le zone di soglia del testo però sono molto ben individuate, perché per un bambino fa riferimento alla nascita del figlio, il figlio di Clara Sereni, che nasce nel 78, e conservare si chiude con pagine bellissime sui funerali di Emilio Sereni nella primavera del 77. Quindi due eventi cronologicamente vicini che si danno il cambio tra vita e morte, e che quindi circoscrivono la morfologia del testo entro le partiture del romanzo familiare. Adesso qui vi ho messo uno schemetto che lascia un po' il tempo che trova, però può dare l'idea, in cui ho accoppiato a i vari capitoli il numero delle ricette, e poi nella parte destra della tabella ciò di cui si parla. Allora, i ricordi non seguono un ordine cronologico lineare, cioè si accavallano, si parte con il ricordo dello svezzamento di questo bambino, che poi è il figlio di Clara Sereni, tra l'altro viene diagnosticato molto presto come schizofrenico, quindi ha una disabilità importante, e si chiude, come vi ho detto, con la necessità di cercare le radici e conservare, fa riferimento a cercare le radici, però poi gli episodi si susseguono senza ordine cronologico preciso. I cenni alla madre sono molto parchi, anche perché Clara Sereni è sempre stata orfana. La madre si è ammalata quando lei era molto piccola, è stata curata prima in Unione Sovietica, poi in Svizzera, sostanzialmente non l'ha mai vista. Secondo una tradizione consolidata e suffragata, mia madre era una santa, un'eroina, una martire. Figlia Polide di un socialista rivoluzionario morto in Russia durante la rivoluzione del 1905, nonché di una turco-greca che aveva anche lei portato le sue brave bombe nella borsa della spesa, i numeri per entrare nei libri di storia li aveva proprio tutti. Molto della mia famiglia è nei libri, trattati, memorie, saggi, carteggi. L'eroe, la biologa, gli agronomi, i nichilisti, lo storico, l'agente segreta, l'industriale illuminato, consegnati alla storia spesso già da vivi. Non è sufficiente perché io capisca. Anche mia madre ha il suo libro, quei giorni della nostra vita che vi ho fatto vedere prima. Una frase. In un momento in cui mi sentivo un po' meglio, ho preso Clara sul letto, l'ho coccolata un poco, l'ho baciata. E lei subito ha chiesto: me lo farai anche domani?
E Leonarrante commenta: mi risuona dentro un'eco vaghissima di tenerezza, non di più. Nella memoria mia madre è sempre stata morta, mio padre è sempre stato, se non vecchio, comunque a rischio della vita, faticato, occupato. Il prima, quel nucleo nascosto che pure esiste da qualche parte dentro di me, posso solo immaginarmelo raccontandomelo come una fiaba. E poi abbiamo la ricetta della stracciatella, un piatto molto, molto semplice. So cucinarlo pure io. Il raccontarsi il nucleo delle origini come una fiaba è ciò che comunque noi tutti facciamo nella costruzione della nostra identità maschio e femmine. Assai più riprende insomma ciò che è già stato citato più volte nell'ambito di questo convegno, le intuizioni freudiane sul romanzo familiare dei nevrotici. Mentre la madre quindi in casalinghitudine è una figura di assenza, il padre è una figura molto molto presente, perché questo padre che tutto aveva fatto e che tutto sapeva, è un avversario, è una figura a cui opporsi e che nel libro lascia tracce cospicue. C'è per esempio al centro del libro, nella sezione Secondi piatti, un vero tour de force culinario in cui la narratrice si cimenta nella preparazione di una serie di piatti, polpette, arrosto, eccetera. Narratrice che all'epoca è adolescente, e il padre ogni volta assaggia e dice: buono, però man mano faceva meglio, buono, però al terzo però la narratrice ha una crisi isterica e vomita tutto quello che ha mangiato. Quando mio padre morì, un amico mi scrisse che dovevo accettare di non essere più figlia. Tutte le recriminazioni e le rivendicazioni, stop, potevo prendermela soltanto con me stessa. Di fronte a me non c'era più l'avversario e non avevo più anagraficamente radici. La ricetta che si accompagna alla morte del padre è l'amaro. E anche qui, se la stracciatella è un piatto dolce e infantile, l'amaro rimanda anche a una tradizione biblica, insomma, di amarezza. Qui vi avevo messo il romanzo familiare nei nevrotici, Salto. Nella 2015, per la nuova edizione di Casalinghitudine, l'autrice si introduce una prefazione in cui racconta la storia del libro e sostiene che da quando Casalinghitudine è uscito per la prima volta, di libri di cucina, che non sono solo libri di ricette, ne sono stati scritti un bel po'. E questi libri sono scritti e letti soprattutto da donne, e che Fatto di Donne era stato il suo primo pubblico. Nel tour di presentazione del libro, le presentazioni si risolvevano comunque in avvenimenti gastronomici. Questo, siamo a fine anni Ottanta, quindi prima che questa follia gastronomica che domina il nostro universo culturale odierno prendesse piede, era qualcosa comunque di inedito al tempo, in cui si preparavano i piatti enunciati nel libro. E dunque Casalinghitudine, che viene definito come un libro partorito, che certamente mi è nata femmina, parla di piccoli gesti per sopravvivere, non per esercitare soprusi. Mi resta una sorta di confessione, sono certa che questo libro debba moltissimo ai movimenti delle donne degli anni 60 e 70, movimenti a cui Clara Sereni non partecipa direttamente, ma di cui sente comunque l'eco del tempo. Nel 93 Il gioco dei regni racconta sempre la storia di famiglia, ma in modo molto molto più disteso e ricco di informazioni rispetto alla partitura disordinata e assai reticente che invece contraddistingueva Casalinghitudine. Se le storie di famiglia erano state mescolate, pasticciate con le ricette nel libro enaudiano,
Nel Gioco dei Reni, che è invece un romanzone di oltre 400 pagine, la storia della famiglia Sereni viene ricostruita attraverso i documenti. Perché nel 84 Clara va in Israele e scopre una serie di cose che non sapeva. Per esempio, che suo padre non era sempre stato comunista. Per esempio, che sua nonna, la nonna materna, russa, aveva scritto in russo e in ebraico 36 faldoni di documenti. E attraverso plurimi viaggi in Israele, attraverso l'aiuto di moltissime persone che fungono da coadiuvanti nella decifrazione di questa massa di documenti, prende forma il libro. Il libro è la storia sia della famiglia paterna sia della famiglia materna. Adesso vi faccio vedere come è fatto. C'è un paratesto con una citazione che viene dalla tradizione chassidica: tutto quel che so fare è tenere viva la memoria di questa storia. E poi il libro è diviso in capitoli, cioè in parti di disuguale estensione, in cui questa volta con ordine cronologico si ripercorrono le vicende del padre e della madre, alternativamente la storia di Xenia e la storia di Mimmo. E ci si concentra poi soprattutto sulla due nodi dell'esistenza dei genitori. Per quanto riguarda Emilio Sereni, il rapporto strettissimo prima e conflittuale dopo con il fratello Enzo. Enzo Sereni è il fratello maggiore di 2 anni con cui Mimmo cresce e prima di diventare comunista, i due fratelli, che sono intelligentissimi, coltissimi, vivacissimi, educati nella migliore tradizione della borghesia intellettuale, si rivolgono al sionismo. Il progetto fino a metà degli anni venti è andare in Palestina e sarà il progetto di Enzo. A un certo punto però Emilio legge Lenin e diventa comunista. E già all'inizio degli anni 30 la rottura, che è una rottura insanabile tra i due fratelli, viene consumata. Ci sono delle pagine davvero strazianti su questo rapporto. Per quanto riguarda invece la storia della madre, anche la storia materna è una storia di conflitto, perché la madre, che poi si chiamerà Marina, ripudia le sue radici, ripudia la sua madre stessa, quindi la nonna materna di Clara, che una volta fuggita in Italia frequenta personaggi eterodossi rispetto alla linea del comunismo ufficiale del PC, frequenta social rivoluzionari, e perciò anche il rapporto con la madre, nel momento in cui i due si incontrano, si sposano, dopo la carcerazione di Emilio finiscono esuli in Francia e devono stare molto molto attenti a chi incontrano, mentre Emilio rifiuta di incontrare il fratello, il fratello gli chiede sono a Parigi, incontriamoci un'ultima volta, ed Emilio dice no, non posso incontrarti perché sei sionista e ciò va a detrimento della ragione del partito, che è la mia unica ragione di vita. Allo stesso modo Xenia rifiuta per tutta la vita di avere rapporti con la madre. Vedete che in questa partitura il capitolo più corposo è quello che vi ho sottolineato in azzurro, ed è sostanzialmente l'epopea dei coniugi Sereni dal 27 al 45, insomma la lotta antifascista e poi la guerra. Questi documenti sono presenti nel testo, cioè come in Casalinghitudine erano presenti le ricette, noi abbiamo dei lacerti di lettere, volumi pubblicati, documenti inediti,
Non sempre le fonti sono dichiarate e la documentazione è distribuita in modo erratico. Questo materiale è poi fatto oggetto di narrazione attraverso una voce narrante che un po' presentifica il resoconto, quindi narra al presente con effetti di coinvolgimento di chi legge, e questa voce narrante esibisce una strana onniscienza perché, romanzizzando la storia, accede all'interiorità coscienziale di tutti i personaggi. Quindi ci dice cosa pensava la nonna, cosa pensava il padre, cosa pensava la madre, eccetera. Tutto questo, questa strana miscela di documentazione e invenzione romanzesca, forma una partitura di grande coinvolgimento, anche di momenti di accensione emotiva molto, molto forte. Il materiale documentario, però, qui vi ho messo alcune fonti. Se noi guardiamo la distribuzione del materiale documentario, il documento a cui in assoluto la narratrice attinge quantitativamente di più è quel famoso I giorni della nostra vita di Marina Sereni, di cui vengono riportate intere pagine, e vengono riportate per smentirle, per contraddirle, per denunciare i silenzi, le omissioni e il tradimento della verità che la madre ha perpetrato per costruire la propria figura esemplare di donna comunista e di moglie dell'eroe comunista. Al contrario, ciò che viene recuperato con ottica non ostile, bensì affettuosa, sono gli scritti della nonna. Gli scritti della nonna che denunciano questa lotta con la figlia e questa dolorosa estraniazione. Questo orsetto che vedete in fotografia è una trovata romanzesca, anche se reale, è quasi un oggetto transizionale. È l'orsetto che il padre di il rivoluzionario russo, il nonno materno, dà, è l'unica cosa che dà alla figlia, che poi non conoscerà mai, e che attraverso strani passaggi finisce poi a Clara. Quindi è un oggetto che ritorna all'inizio e alla fine del racconto, anche qui in modo circolare. È dal ritrovamento dei documenti della nonna, l'originale in russo delle memorie di nonna Xenia venne fuori, e un racconto che aveva scritto sui rapporti con la figlia. Le radici matrilineari sono, a mio parere, quindi il centro nevralgico del gioco dei regni, così come Casalinghitudine era stata una lotta obliqua con l'ingombrantissima figura paterna. E si dice che Zeniuska non pensava a un libro da pubblicarsi quando, anni e anni dopo, cominciò a scrivere di sé per le figlie strappate a lei dalla malattia che la devastava. Ma anche con loro scelse per raccontarsi il filo della storia esemplare e la terza persona, una presunzione di verità così rigida da sottolineare, e chissà se inconsapevolmente, le censure e le rimozioni che intessono la sua scrittura. Chiamò se stessa per descriversi Marina, non uno pseudonimo, ma il nome di battaglia con i quali la conoscevano nel partito, nella clandestinità, nei rapporti della polizia e dell'Ovra. Marina, non Xenuska o Xenia, perché non ci fosse bisogno di troppe spiegazioni e i silenzi non suscitassero interrogativi ancora scomodi. Poi quei suoi ricordi divennero un libro, I giorni della nostra vita, stampato a migliaia di copie in tanti paesi, da Cuba al Giappone, dalla Germania alla Romania e alla Grecia. La sua storia privata, così come lei aveva scelto di raccontarla, divenne parte di una storia più grande. Letta in caratteri di stampa, le sue parole assunsero il colore rotondo della verità, senza sfumature o coni d'ombra, senza tracce visibili di cancellature o abrasioni. La prima pagina, con l'innocenza di un colpo di spugna, lava via tutto ciò che Xenuska alle spalle, tutta la sua vita, prima che Mimmo vi si affacciasse. E qui vi ho messo il conflitto matrilineare che comunque percorre tutta la compagine del libro, una lettera che Xenia scrive alla madre nel 37. Carissima mamma, non ti sei sbagliata.
Il mio silenzio non era casuale, ma non temere, stiamo tutti bene qui a Parigi. Mimmo non è andato in Spagna, sebbene molti compagni adesso siano là, perché ciascuno ha il suo lavoro, e il suo lavoro adesso è qui a Parigi. Hai ragione, non è soltanto per negligenza o per qualche altra causa esterna che per 3 mesi non ti ho scritto. C'è una ragione, ed è seria. Ti parlerò in modo molto serio e spero con tutte le mie forze che mi capirai. Tu sai che già da molto tempo sono attiva nelle file del Partito Comunista, ma probabilmente non ti immagini che il mio lavoro per me non è una cosa tra le altre, ma è il centro della mia vita, così come è il centro della vita di Mimmo. L'azione è per noi più importante della famiglia, più importante dei figli. Il partito italiano lavora in condizioni estremamente dure, in piena clandestinità. Perciò, prima di accettare un nuovo membro, bisogna essere pienamente sicuri di lui, delle sue idee, della sua onestà, delle sue capacità. Su di me ci sono dei più, dei lati positivi, ma anche dei meno. I più sono innanzitutto i miei genitori, che durante la prima rivoluzione si sono battuti ostinatamente contro la Russia zarista. In secondo luogo il mio lavoro in Italia, con Mimmo e senza di lui. In terzo luogo la mia vita personale, semplice e chiara. Ma ho anche dei meno, tra questi. Il rapporto che ho avuto con Savinko, uno dei più attivi controrivoluzionari, ospite a casa della madre negli anni romani, il fatto che io abbia vissuto a lungo nell'ambiente dei social rivoluzionari, dal primo istante nemici dell'URSS, e infine il fatto che i miei parenti più prossimi, tu e la zia, anche se in voi non c'è più quella profonda ostilità verso l'URSS che non trovate un tempo, siano dei controrivoluzionari. Mammina, non meravigliarti se ora parlo di tutto questo, sono come se non riguardasse noi, probabilmente non capisci. E su questo, sulla ricomposizione, sul tentativo di ricomposizione e di mettere ordine, insomma, in ciò che è stato tacitato, Clara Sereni fonda il suo romanzo familiare, che è un romanzo familiare costruito con tecniche ibride e oblique, profondamente femminile nella sua compagine, e che credo parli ancora a noi oggi. Grazie. Grazie mille ad Elisa Gambaro. Io ho scoperto Casa Lingitudine proprio pochissimo tempo fa, e da cattiva cuoca quale sono, non nego che ho avuto la tentazione di saltare la lettura delle ricette, fino a quando mi sono resa conto che non potevo farlo, perché le ricette erano intrinsecamente legate alla narrazione, e quindi ho pure imparato qualche ricetta che non ho ancora messo in campo. Sì, mi scuso con chi è a casa perché a quanto pare non scorrevano le slide, ma non me ne sono accorto stavolta e non sono riuscito a intervenire. Mi spiace, adesso ci assicuriamo che questo funzioni invece. E non ho idea, però adesso vediamo. Sì. Allora, ultimo intervento di oggi. Isabella Pinto, ricercatrice indipendente, attivista, autrice, nel 2016 le è stato affidato l'incarico di coordinatrice del Master in Studi e Politiche di Genere, a cui nel 2021 si è aggiunto quello di docente a contratto, entrambi presso l'Università di Roma III. Ha curato il volume Women Out of Joint, dopo Hegel, Su cosa sputiamo? E Body Metrics, la misura dei corpi, quaderno 3, crisi, conflitto, alternativa, e ha pubblicato nel 2020 la monografia Elena Ferrante, Poetiche e politiche della soggettività. Il titolo: Eredità meridiane, fabulazione speculativa e realismo multispecie a partire dall'opera di Elena Ferrante. Grazie. Ok, dovrebbe essere a posto. Adesso suppongo che guardo la chat se Milano conferma che si vede. Si vede la presentazione? Vabbè, guardo io sul cellulare se si vede. Intanto tu. Solo capire un attimo, scusate, come cambiare. Non va. Tutto questo. Forse così. Ecco, ok, ci siamo. Non so se...
Scusate un attimo, perché mi sembra che non si... Sì, sì, dicono che si vede. Qual è il problema? Perché se fai così... No, no, infatti, forse devo fare da lì. Sì, è meglio che fai da lì così... Ok. Fai, usa quelle due frecce lì, scusami, sì. È la cosa migliore. No. Se si vede, non mettere il quel quanto mi vedo. No, 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 infatti. Se si vede lo lasciamo così, dai. Allora, grazie. Grazie per l'invito a questo convegno davvero bello e appassionante e pieno di persone appassionate rispetto a quello che fanno, che per un convegno universitario non è veramente usuale. Oltretutto dopo 2 anni di online, per cui è veramente grazie. E grazie quindi anche a Matteo, nello specifico appunto per l'invito che... diciamo un po' coglie anche un'occasione di incontro appunto sotto questi 2 anni di lockdown in cui nella precarietà, ecco, tornerà molto questa parola nel mio intervento anche appunto alla ricerca di altre parole per raccontare questa condizione che a livello di generazione e di generazioni più giovani è qualcosa che veramente ci investe e io credo chi si occupa di saperi è chiamata a ripensare questa questione, questo tema oggi. E appunto io ho organizzato dei corsi online su Donna Haraway sulla lettura e lo studio collettivo di Cthulucene, Sopravvivere su un pianeta infetto, e sono stati veramente belli e in questi corsi si è iscritto appunto pure Matteo e corsi che hanno messo insieme tante dottorande e dottorandi italiani e italiane sparse per il mondo che diciamo non avevano luoghi di confronto su ad esempio questa autrice che difficilmente entra, questa filosofa entra nei appunto un po' negli schemi anche che il mondo un po' dell'italianistica piuttosto che della teoria della letteratura, che è nello specifico la disciplina in cui io mi sono addottorata, diciamo ecco, fatica un po' ad entrare per tante ragioni che potete anche immaginare. E quindi ecco, do conto del fatto che è stato un momento generativo pur nella difficoltà e nel tentativo di inventarsi qualcosa perché non usciva assolutamente nient'altro a livello appunto di come sostenersi con gli studi che uno ha provato a fare, e di questo provare un po' a vivere. E faccio un'ulteriore premessa prima di appunto scorrere un po' le slide. Intanto questa che vi presento oggi è veramente una ricerca germinale in Fieri, perché appunto io ho lavorato 5 anni prima di pubblicare il libro su Elena Ferrante, che è uscito purtroppo sotto il lockdown, il primo, quindi in realtà non è girato molto nel senso di discussione. Non ci sono stati molti momenti di discussione, possibilità di discussione, nonostante il libro diciamo stia andando molto bene per essere una ricerca di dottorato che di solito uno pubblica perché si deve pubblicare e difficilmente poi appunto si legge e arriva diciamo oltre gli addetti e le addette ai lavori. Quindi ecco, io proverò un po' a tirare dei fili che legano Elena Ferrante a Donna Haraway, questo perché lei nella Frantumaglia appunto dice che i 3 testi fondamentali per la sua ricerca narrativa sono stati Tu che mi guardi, tu che mi racconti, Filosofia della narrazione di Adriana Cavarero, Menzogne e sortileggio di Elsa Morante e Manifesto Cyborg di Donna Haraway. Quindi ecco, questo è un po' diciamo il là per andare alla ricerca di qualcosa, no? Di, a mio avviso, molto interessante e cerco anche appunto di tessere delle connessioni
con Anna Maria Ortesi e Fabrizio Ramondini in questo senso. Però appunto in questa un po' lunga premessa, scusate sono anche un po' emozionata, mi sento anche di registrare un po' non solo uno scarto di genere che dentro l'università, nonostante il lavoro di tante docenti di generazioni diverse, appunto continua a sussistere, ma anche uno scarto generazionale, che è quello che un po' vi dicevo prima e che proprio per capire un po' anche dal luogo in cui io parlo, che quando si scrive poi una tesi di dottorato, almeno per me è stato uno dei primi problemi, soprattutto occupandomi di questi temi a cui non ho voluto soprassedere, lo scarto generazionale di cui parlo e che ci avvicina ulteriormente, secondo me, a Donna Haraway e a quel tipo di orizzonte molto americano, non a caso, è quello appunto un po' che raccontava germinalmente Pasolini quando racconta della mutazione antropologica. Bene, io avendo 36 anni e vedo le persone intorno a me, dei miei, diciamo, della mia stessa età o anche più piccole, a cui sono anche chiamata a insegnare, noto che appunto veniamo un po' da questa strana, come dire, questo strano presente, un presente che scorda e dimentica sempre più tanto le radici antifasciste, comuniste, per quanto appunto io ho anche fatto parte dei movimenti politici studenteschi, ma di famiglia non vengo assolutamente da questi ambiti, ma vengo appunto da un contesto, che è il contesto in cui sono cresciuta, quindi nella periferia di Roma, in cui c'era tipo la tabula rasa del passato, del recente passato, per cui diciamo, si sposa, questo almeno fino alla crisi del 2008, in toto, no, questa narrazione del progresso in stile neoliberista, no, per cui, e che quindi si associa anche a il post-femminismo, no? Quindi c'è stato il femminismo, ha vinto, ora le ragazze sono come i ragazzi, dovete studiare, prendervi il pezzo di carta, laurearvi, lavorare, no? Questa narrazione che, diciamo, almeno a partire dal 2008, ma insomma ha avuto tante e diverse emersioni, finendo con il Covid e la guerra in Ucraina, no, vediamo quanto in realtà non sia vera, sia una mitologia, e quindi una mitologia contro cui appunto io un po' provo a lavorare con questi strumenti, con i miei strumenti di questo lavoro. Appunto un altro elemento di premessa è che all'interno di questa mutazione antropologica abbiamo due elementi, no? La cultura di massa molto americanizzata, che da un lato, ad esempio, rispetto a quello che diceva il professore Donnarumma prima, io le scrittrici le ho incontrate non a scuola, ma andando a comprare i libri per ragazze in libreria, no? Quindi Bianca Pizzorno, quindi Ursula Le Guin, no? Che passavano come appunto quei fondali, la pesca nel profondo e nel basso, di cui parla Pasolini, no? Quindi mettere accanto al pozzo di Natalia Ginzburg questo fondale commercializzato, in cui rientravano almeno le scrittrici, e continuano a rientrare, perché Elena Ferrante, un'accusa che le si fa è che è una scrittrice commerciale, no? Vende troppo e quindi però arriva a tante persone, no? Appunto quindi la cultura di massa da un lato e l'università di massa dall'altro, per cui il fatto che ha dei livelli anche alti di anche solo consumo culturale rispetto a appunto le autrici che abbiamo visto scorrere in questi due giorni, sicuramente Elena Ferrante si rapporta, no, a questa anche fascia mutata di lettrici, di lettori, no? E quindi è anche lì un po' questa sua
pesca nel commerciale, nel fantasy, nell'horror, nel noir, no? Tutti elementi che appunto se uno stesse fermo a, almeno ad alcune categorie critiche, no? Ci farebbero dire che niente, questa letteratura non è interessante, è commerciale, e invece forse dobbiamo cambiare le nostre categorie critiche, ecco quello un po' la premessa che appunto proviamo a vedere qualcosa a partire da alcune citazioni e appunto io un po' diciamo dipanerò dei fili attraverso la frantumaglia, la smarginatura, che sono due parole, due neologismi inventati da Ferrante, e il potere dello storytelling, che è un altro elemento che lei in un recente articolo, recente di qualche anno fa, ha proposto in un'ottica appunto che è quella sia di andare un po' a ricercare delle connessioni con le eredità meridiane italiane femminili, nello specifico Fabrizia Ramondino e Anna Maria Ortese, ma diciamo due tra tante, ecco, non solo loro due, ma loro due mi sembra che da questo punto di vista della fabulazione speculativa, quindi dell'elemento anche del fantasy, della fantascienza, che è un po' qualcosa che diciamo in questi ultimi anni ha attirato molto lettrici e lettori giovani, così come appunto delle filosofie come quella di Donna Haraway o di Anna Tsing, che provano a immaginare il futuro nonostante le rovine del capitalismo, rovine appunto in cui anche ad esempio ci troviamo nell'università di oggi. Non possiamo dire che l'università in cui siamo è un'università in rovina, non ci sono più soldi per fare queste ricerche, ad esempio, no? Si diceva, mi pare ieri, no? Perché non si studiano, perché non si sanno, perché non ci sono i soldi su questi progetti fondamentalmente, almeno oggi, o comunque questo è un elemento molto molto materiale e molto problematico, quindi enunciamolo. E quindi ecco, no, questa frantumaglia, la frantumaglia che, come dice Ferrante, a un certo punto nella sua raccolta di tessere, di cui ci ha parlato anche Laura Fortini, dice: dobbiamo parlare di come il dolore modifica l'immagine del tempo. L'insorgere della sofferenza annulla il tempo lineare, lo spezza, ne fa vorticosi scarabocchi. L'andamento che ordina i venti è solo il momento dell'accumulo di energia prima di una nuova tromba d'aria. Un'immagine questa che mi torna utile, permette di pensare a un tempo del dolore che ci investe avanzando a vortice, ma anche a una scrittura delle emozioni che sia sonorità del respiro, un vento dei polmoni che, producendo musica, fa roteare relitti d'epoche diverse e infine mulinando passa. Questo è un po' appunto l'apertura che provo a proporvi. Che è un po', diciamo, raccoglie, è in risonanza sicuramente con gli interventi che sono già stati fatti sul punto di vista della narrazione, del narratore, della narratrice, che però da un lato appunto mi sembra abbiano evidenziato il problema di capire quale punto di vista, no? Da quale punto uno guarda, e io problematizzerò anche il modo di vedere, cioè quale vista, no? Quindi queste sono un po' le direttrici che ci portano rispetto soprattutto a questo elemento appunto del vedere alla diffrazione. La diffrazione è un concetto proposto da Donna Haraway nel 92 e ripreso poi successivamente e recentemente da molte altre autrici, di cui poi filosofe, di cui poi parleremo. Inizio, diciamo, per darvi una prima così definizione per introdurre cosa può significare, la diffrazione non produce il medesimo semplicemente dislocandolo, come fanno la riflessione e la rifrazione. La diffrazione è una mappatura di interferenze, non una replica, non un riflesso né una riproduzione.
Un modello di diffrazione non mappa il luogo in cui appaiono le differenze, bensì mappa i luoghi in cui gli effetti della differenza si manifestano. E questo, no, è un po' un elemento che ci porta anche a mettere in discussione la scrittura femminile, la categoria donne come categoria univoca, no, che diciamo non possiamo, secondo me, nasconderci, appunto, proprio perché ad esempio io sono cresciuta in pieno post-femminismo, non possiamo non nasconderci che la categoria donna o le categorie donne è stata da più parti anche messa in discussione dai movimenti sicuramente politici, ma anche artistici, letterari, no? Quindi a me questo interessava, interessa anche proprio noi in questa idea di frantumazione, di frantumaglia, anche appunto di conflitti tra donne, di conflitti tra soggettività femminilizzate che dovrebbero trovare dei modi di tessere solidarietà, ma che invece è sempre molto difficile, o spesso molto difficile, no? Quindi, quindi appunto la, secondo me il concetto di diffrazione può aiutarci, no, a vedere come le diverse posizioni provano ad articolarsi, dove nella narrazione di Elena Ferrante, che non a caso nella frantumaglia, citando diverse autrici, filosofe femministe, da Rosy Braidotti a Judy Butler a Elena Gagliasso, insomma proprio le più diverse, dice che appunto a lei piace nell'utopia della letteratura mettere insieme posizioni anche molto distanti. Ecco, a me, visto che io poi appunto ho sempre un po' intrecciato queste riflessioni con una pratica politica, diciamo, mi ha molto attirata questa cosa. Per quanto riguarda appunto questa diffrazione, qua vi ho messo alcuni nomi appunto di una ipotetica cartografia che diciamo da cui e attraverso cui questa modalità si snoda, si è snodata, e quindi come potete vedere appunto c'è forse uno spostamento rispetto alla centralità data dalla critica femminista, soprattutto filosofica italiana, al mondo francese, a Lucy Rigaray, no? Invece questo, che pure nel mio libro ho affrontato e che diciamo trova diverse conferme, ma appunto ha diverse conferme anche, credo, no, quest'altra parte, e che quindi va a leggere anche il corpo in un modo differente, quindi non il corpo dell'isterica, no, anche nella sua riappropriazione femminista, ma il corpo come tecnologie del genere, ovviamente riprendendo, no, gli studi che sappiamo di Foucault e di quella diaspora verso l'Università della California fondamentalmente, no, perché Teresa De Laurentiis ha insegnato molto all'Università di Santa Cruz, dove non a caso c'è Donna Haraway, dove c'è Karen Barad, no? E quindi questa è un po' una prima cartografia. E appunto questo elemento della diffrazione, quindi della stratificazione del punto di vista, connesso a che modo abbiamo di vedere, il punto di partenza nei romanzi, ve lo propongo rispetto allo stupro di Stefano rispetto a Lila nella loro prima notte di nozze. Non ce lo leggiamo tutto, se no ci mettiamo tre ore, però appunto questo elemento per cui la violenza, no? La violenza della frantumaglia, la violenza che interrompe lo scorrere lineare del tempo, fa emergere anche le genealogie maschili della violenza, per cui quei comportamenti che la cultura reitera nel tempo, tanto la cultura appunto quella magari più alta, di cui si è parlato anche in alcuni interventi, ma anche la cultura che passa un po' così attraverso il senso comune, no? E cultura a cui, diciamo, stando anche al racconto di Elena Ferrante, nell'Amica Geniale, soprattutto in Storia del Nuovo Cognome,
compartecipano anche i personaggi femminili, no? Quindi, ad esempio, eravamo cresciute pensando che un estraneo non ci doveva nemmeno sfiorare, ma che il genitore, il fidanzato e il marito potevano prenderci a schiaffi quando volevano, per amore, per educarci, per rieducarci, no? Quindi questo elemento della genealogia maschile è connesso un po' a un labirinto linguistico, quel ti amo e quindi ti uccido, dei femminicidi, questo molto, diciamo, per sintetizzare, no? Però, no, questo slittamento enorme tra ciò che si dice e ciò che la figura maschile fa. No? Questo elemento è un elemento che riemerge dai lavori di Ferrante e però appunto riemerge secondo me anche grazie al lavoro di alcune scrittrici, tra cui Anna Maria Ortese e Fabrizia Ramondino, quindi questo vedere per diffrazione, questo mettere in crisi la visione che, diciamo, un luogo incredibile di questo è il piccolo racconto Un paio di occhiali contenuto dentro Il mare non bagna Napoli, ad esempio, oppure appunto quello che dice nell'Iguana, quindi, no, in questo racconto fantastico, un altro, no, ieri dicevamo di quanto Morante fosse anacronistica, beh, Anna Maria Ortese, cioè, proprio si pone e pone le sue narrazioni nel Settecento, no? Quindi crea proprio qualcosa di fantastico. Abbiamo qui Monica Farnetti, grande, grande studiosa di Anna Maria Ortese, no? Che per gli ultimi, la trilogia L'Iguana, Il Cardillo Addolorato e Alonso i Visionari, parla proprio, no, di una trilogia del fantastico, che appunto, no, fa saltare anche questo elemento dell'anacronismo, va proprio in un luogo del surreale, eppure molto aderente alla realtà, no? Un po' un gioco, a mio avviso, appunto interessante. E appunto nell'Iguana invece mostra come appunto purtroppo non si tiene conto che il reale ha più strati e l'intero creato, quando si è giunti ad analizzare fino all'ultimo strato, non risulta affatto reale, ma pure profonda immaginazione. No, la, diciamo, c'è tutta un po' la critica di come vede il conte, no? Soprannominato Daddo, no? Questo anche aristocratico, la nuova borghesia illuminista, no? Che ha anche dentro di sé una visione della rivoluzione, dell'aiuto degli oppressi, che è di nuovo anche quella colonizzatrice, no? E quindi quella la mette in discussione assolutamente, così come poi diciamo questo elemento è ripreso anche da Fabrizia Ramondino, che sappiamo essere appunto anche una grande estimatrice di Anna Maria Ortese. Quindi ritornano, no, questi occhiali malvagi, freddi, volti a vedere meglio per meglio stabilire le distanze, ad esempio in Altenopis. E in quel grande libro esercizio appunto di composizione, compost potremmo dire, con Donna Haraway, che è Da Dapolis, caleidoscopio napoletano, no? Quindi che proprio si pone il problema di rivedere facendo un libro di sole citazioni, come qualcuno avrebbe voluto fare, lei l'ha fatto. Proprio, no, per rimettere in discussione come vediamo. Qua abbiamo anche chiaramente i suoi le connessioni con il mondo tedesco, col fatto che lei è stata molto in Germania, è stata molto attratta quindi anche dall'espressionismo distruttivo tedesco, non a caso si chiama Da Dapolis questo testo. E quindi, no, questo elemento della diffrazione che diciamo emerge ovviamente anche già da Monica Farnetti, che appunto rispetto a Fabrizia Ramondino già nel 2002 sottolineava, no, questo elemento, tanto rispetto alla lingua materna, no, quindi in quella contraddizione della Ramondino, che non avrà mai una lingua materna perché anche riconosce la lingua della balia, una lingua della nutrice, ma anche la diffrazione del paesaggio originario, no? Quindi questo elemento del nomadismo
come qualcosa che anche va a inclinare, diciamo, l'univocità del significato delle parole. Altenopis, insomma, è proprio un po' questo, no? Quindi diversi vocaboli scindono e rifrangono, così come l'incantesimo della nominazione e ancor più della rinominazione, no? E quindi, appunto, oltremodo drammatica e più difficile dalla diffrazione della sostanziale mancanza di una lingua materna, nonché di una madre con cui negoziare per riaverla. E no, è un elemento ovviamente che ritroviamo, che Ferrante riprende proprio molto esplicitamente rispetto alla spiegazione che ci dà riguardo alla parola frantumaglia, no, in cui ritorna questo elemento appunto di contraddizioni che lacerano, di un'invenzione della lingua e anche di una però risignificazione che la figlia, o comunque no, chi in questo caso sì, la figlia, in ogni caso ridà, no? Quindi appunto una connessione che però è anche rinominazione. E in questo senso a me, appunto, è germinale, vi dicevo, questo studio, perché io mi pongo il problema un po' di capire come ripoliticizzare la molteplicità del sé, intendendo il sé anche come qualcosa di collettivo, ovviamente, dove appunto qua vediamo in questi esempi, come ad esempio nell'iguana, quindi il personaggio dell'iguana Estrellita, diciamo, viene diffratta in maniera molto maligna o bambinesca, potremmo dire, dai vari personaggi maschili che parlano, oppure appunto, no, questo elemento dello storpiamento, della diffrazione del luogo Napoli, dietro cui sta Altenopis, e che, no, racconta di come diverse collettività abbiano chiamato questo luogo, e come Ferrante recuperi questo elemento, no, dei nomi propri che cambiano nonostante siano usati dalle stesse persone, no? Quindi come un po' a farci mostrare come la soggettività, no, sia questa strana molteplicità, diremmo con Donna Haraway forse il trouble, no? Un pasticcio, un caos, a cui però appunto queste scrittrici provano a dare nome, anche se non sono nomi univoci. E questo appunto lo ricollego anche all'elemento dell'autorialità diffratta, che è invece qualcosa che ho molto analizzato nel libro, e che quindi mette insieme la questione della polifonia, che pure, insomma, non me la invento assolutamente io, è anche già uscita molto qui, riprende il lavoro di Bakhtin, non solo, ma connesso, io credo, alla polisemia, no? Questo elemento che, se i nomi sono diversi, nonostante si riferiscano alla stessa cosa, però quella cosa cambia, no? Quindi diciamo, è difficile trovare accordo in questo caos di significanza, no? Un caos che ad esempio prende Olga, la protagonista di Dei giorni dell'abbandono, e che non a caso io credo riprenda appunto la poetica di Christa Wolfe, quindi di questo io, no, che si sfalda e dà diversi significati, no? Quindi in questo senso è anche un ripensare, no, il corpo isterico, potremmo dire, ripensare la patologizzazione che la cultura, anche che Freud, possiamo dire, ha dato a questo tipo, e soprattutto i suoi, diciamo, discendenti, non, no, a questo tipo di esperienza del sé, appunto, e quindi questo tenere dentro, no, ad esempio nel ciclo dell'amica geniale,
il doppio significato, doppi significati, tripli significati, ma nello specifico la storia che Elena Greco prova a narrare, la storia della sua amica Lila, che appunto sparisce e lei usa la scrittura per farla riapparire, e però questo appunto alla fine rendersi conto che di questa radicale compresenza nella diversità, no? Quindi può essere tutto ciò che è successo, può portare a un significato o può portare a un altro, e convivono, no? La contraddizione, dicevamo anche ieri. E quindi questa è un po' una prima parte rispetto alla seconda, che invece ci porta più sul problema dell'antropocene, che è appunto questa epoca che alcuni geologi hanno proposto per nominare lo stato attuale del pianeta Terra rispetto al fatto che la specie umana pare abbia talmente le sue azioni abbiano talmente impresso dei cambiamenti nella biosfera, nell'atmosfera, quindi in tutti gli strati del pianeta Terra, da diventare una forza biologica. Appunto questo diventa in questo discorso interessante nel nostro discorso, perché alcune filosofe, quindi Donna Haraway nello specifico e Anna Tsing, che è un'antropologa sempre in forza a Santa Cruz, collegano questo elemento, ovviamente non sono le uniche, al problema della narrazione, al problema delle storie, al problema quindi di come la tradizione occidentale ci consegna il racconto della natura, no? Che è molto simile un po' al racconto del femminile, no? E quindi questo tentativo di smarginare le dicotomie, no? Il pensiero dicotomico, che già d'altronde a noi ci arriva da Carla Lonzi, voglio dire, sputiamo su Hegel, è stato scritto appunto tanti anni fa, e però no, questa ritorna in queste filosofe in una maniera secondo me molto affine anche, non a caso, a Elena Ferrante, ma non a caso anche a queste scrittrici di cui abbiamo parlato fino adesso, quindi Ortese e Ramondino. Quindi ad esempio Ortese che rileva, no, il fatto che gli inglesi e gli americani hanno cantato il mondo, la sua meravigliosa non realtà, quindi dove educazione anche al buon governo del terrestre e del fantastico. Oppure la Ramondino che si domanda cosa accade nelle fiabe se gli oggetti inanimati cominciassero a gestire e parlare, no? Questo elemento che ritroviamo ad esempio nell'agency delle bambole di Ferrante. 5 minuti. Ecco, quindi un po' il continuum natur-cultura, che è un concetto di Haraway, che ritorna secondo me in questo elemento della real finzione ferrantiana, che lei mette in scena anche con l'assenza del suo corpo in quanto autrice, autore, autoru, non lo sappiamo, no? E che sconfessa un elemento del, ad esempio, del femminismo degli anni 70, no? Quindi la presenza del corpo femminile come qualcosa di assolutamente centrale, no? Quindi crea un vuoto lì, un vuoto che è generativo rispetto al potere dello storytelling, no? Perché lei appunto parla del potere dello storytelling e a mio avviso ne parla anche attraverso Arendt, ovvero attraverso la filosofia della narrazione di Cavarero, ma rispetto anche alla funzione fabulatrice, alla fabulazione speculativa, ovvero al potere di aggregazione della fabulazione. Il fatto di raccontare storie è qualcosa che può far unire le persone, può far unire le persone, se prendiamo anche appunto le filosofie di Donna Haraway e nelle, appunto, di quel tipo di pensiero, un'aggregazione che riguarda anche il non umano. Finisco con questo elemento inferrante della smarginatura, che quindi ci porta al realismo multispecie, un realismo multispecie che, no, secondo me, lei intesse
non solo, no, in dialogo con queste filosofe, ma soprattutto perché si ritrova nella sua scrittura la traccia di autrici come Ramondino e Ortese, che quindi, no, vengono anche da una parte, come dire, colonizzata dell'Italia, no? Esotizzata, questo elemento che le avvicinava al naturale, al bestiale, e come loro se lo sono anche un po' rivendicato. Ecco, questo secondo me sono delle tracce appunto di un progetto di ricerca che spero di riuscire a fare se trovo i soldi, appunto, che restituisce anche, diciamo, una, come dire, una capacità di visione veramente d'avanguardia, che dall'altra parte del mondo, penso appunto agli Stati Uniti, alla California, a Haraway, che, no, hanno decisamente molti strumenti più di noi a livello economico, ma diciamo la nostra letteratura, la letteratura delle scrittrici, ci dà, no, proprio il corpo di questo, di questo immaginario, un immaginario utile per capire come ci riaggreghiamo nonostante le nostre differenze. Scusate. Procediamo pure al dibattito. Grazie a Isabella Pinto per questa bella riflessione, che a me è piaciuta molto proprio perché è andata partita da queste due parole, che smarginatura e frantumaglia, che mi hanno sempre fatto molto pensare, sia quando ho letto L'amica geniale sia quando ho letto La frantumaglia, quindi questa attenzione al linguaggio. Se posso, una domanda, avevo solo una domanda da fare ed è dall'inizio di questo convegno, ce l'ho qua, non posso non farla. Vista questa attenzione al linguaggio, visto l'inizio del nostro convegno che è cominciato proprio con il professor Cataldi e quindi con l'esigenza di una nuova prospettiva da cui partire, io mi domando e domando a voi quanto noi docenti di scuola superiore possiamo fare per favorire un cambiamento di prospettiva anche adottando un linguaggio diverso. Oggi abbiamo parlato di poeta-poete. Sono termini che, non lo nascondo, all'inizio mi hanno prodotto uno stridore, proprio perché c'è una disabitudine, chiaramente, ad usare una terminologia di questo genere. Quanto sarebbe importante che noi docenti della scuola secondaria, noi docenti liceali, partissimo proprio con una rifondazione del linguaggio in questo senso, per favorire anche un cambio di prospettiva, se è vero che la prospettiva si cambia anche e soprattutto attraverso il linguaggio utilizzato. Ed è una domanda che rivolgo a tutti, a chi desidera rispondere tra i nostri relatori di ieri e di oggi, senza differenza tra produzione in poesia e produzione in prosa. Anche per esempio l'uso del maschile intensivo, cioè del maschile estensivo, piuttosto che del mettere A barra O alle finali, piuttosto che dividerli, quindi per esempio l'utilizzo della parola studentesse anche. A noi capita di usare tranquillamente studenti e studentesse, non pensando appunto che mi è stato detto regionale che studentesse sarebbe un termine da evitare, per dire gli e le studenti, però la studente e lo studente, ma al plurale, per esempio, gli studenti è un po', cioè è il maschile che quindi volevamo appunto chiedervi quanto e cosa possiamo fare con il linguaggio come docenti, soprattutto. Forse ci vorrebbe un altro convegno per questo. Forse sì. Talmente anche. Beh, sì. E tra l'altro in questo convegno le funzioni sono molto diverse. Per esempio qualcuno usa l'articolo su internet, altri con donne, altre no. Cioè, già da come parliamo noi c'è una tale dispersione e varietà di atteggiamenti linguistici che è difficile da pensare. Però forse la pluralità è già meglio, no? Dipende, perché rispetto a una forma, cioè io per esempio non scriverei mai una mail usando solo il maschile per tutti, effettivo, però convergono talmente tanti problemi diversi. Faccio presente che anche chi non si conosce né il maschile né il maschile. Certo. C'è tutta la questione della svara, della povera, del servizio, cioè è una questione enormemente complessa. Spesso viene ridicolizzata in una maniera pulita, dimenticando che si tratta di lotte per il riconoscimento. Di fronte all'urgenza della lotta per il riconoscimento, nascondersi dietro la ridicolizzazione della schwa, l'asterisca, è veramente lo che non aver detto nulla. E quindi forse andrebbe posto più
intensamente il problema della questione vera, la lotta per il riconoscimento, che non la farsetta, ci mettiamo l'asterisco, lo schwa, questo è il problema che va posto. Poi ci sono anche sensibilità linguistiche diverse, un po' vanno rispettate. Io, per esempio, non dico poeta al femminile, cioè faccio una difficoltà, non ho nessuna difficoltà di dire la presidente piuttosto che la presidentessa. Convengono tante cose, ma il linguaggio è anche la nostra storia, quindi cambiarlo è necessario per cambiare il punto di vista. Però, insomma, lì davvero convengono cose talmente complicate, divergenti dello stesso individuo, che è molto difficile. Poi ci sono anche occasioni diverse. Un conto è il discorso pubblico. Un'amministrazione pubblica, per esempio, secondo me, deve assumere una certa politica, per esempio lo fanno tutte le università, di avere una certa politica linguistica. Poi ci sono le conversazioni private, il linguaggio creativo, l'emotività. Sarebbe abbastanza terrificante che anche, come dire, il linguaggio in cui noi cerchiamo di dire qualcosa di noi stessi venisse irrisimentato in queste forme. Io non lo troverei una forma di violenza non minore rispetto alle altre. Io ho preso la parola. Risolvere questo problema non è possibile. Bisogna però avere fermo l'asse sul problema e non... Infatti, per esempio, commentano da casa dicendo il linguaggio fondamentale è un ottimo punto di partenza nella nostra scuola. Un gruppo di docenti appartenenti all'associazione toponomastica femminile usano da tempo la corretta declinazione al femminile e abbiamo chiesto all'amministrazione di declinare ogni documento al femminile secondo le linee guida Robustelli e Sabatini. Infatti, qui parlo dell'amministrazione. Sì, infatti. Sì, sì. Però a questo proposito io vorrei ricordare che Sabatini dà delle raccomandazioni e non è normativa. Dice, poniamo la questione e lasciamo aperta. L'importante è che sia aperta e consapevole la questione e la discussione a proposito. Normativamente, vuol dire che onestamente non lo trovo, cioè mi sembra rischiamo di diventare un'altra volta estremamente impositivi. Che penso che per quello che riguarda i saperi del femminismo da cui provengo, tutto vogliamo sembrare che essere positive, aprire la questione, mantenerla viva e consapevole nella sua problematicità. Però già delle linee guida, forse... Però, la questione che proprio va... No, culturale. Cioè, sì, no, sì. Era mettere in luce davanti a una classe che credo ignoro, proprio perché nel privato familiare e nelle conversazioni quotidiane... Non è diventato senso comune, il vero problema secondo me, perché non è solo una questione di linguaggio, secondo me non è neanche una questione di riconoscimento, è proprio una questione di potere. Quello risolverlo così credo che sia molto difficile. La consapevolezza che può venire anche solo da un compegno come questo aiuta nella prassi didattica quotidiana. Però forse appunto la linea guida è la via di mezzo tra una normativa che diventa coercitiva e l'assenza della tematica. Forse la linea guida è una forma per poi ognuno può recepirle a seconda non solo della sensibilità propria ma anche del contesto. Quindi forse l'idea di delle linee guida è una buona via di mezzo, forse, cioè un modo per sensibilizzare che non sia... che non passi attraverso un'imposizione, forse. Prego. Io non scenderei questa questione importantissima che Daniela ha fatto bene a porla. Sono d'accordo sul fatto che è importante avere consapevolezza della questione e non muoversi come le fanno. Ma anche in punta di piedi le cristallerie sono così fragili, così franche, già che qualche danno si fa, però in punta di piedi. Però invece volevo dire qualcosa sulle due relazioni che ci sono state ora. Da ultimo, perché mi è parso che rispetto a questo clima di genealogia, di rapporti anche di continuità, di riconoscimento, sia tra le tantissime altre cose, è entrato un tema nuovo, un tema anche di rottura generazionale, di conflitto generazionale, anche all'interno del mondo della trasmissione femminile. No? Elisa Gandolo ci ha fatto vedere questa tragedia del conflitto fino alla rottura con la madre in nome dello, diciamo, sprofondamento in una grande storia che ti prende e ti porta via, ti costringe alla rinuncia a una tua identità privata, ti fa dire
che l'appartenenza a un partito è di più dell'amore dei figli, dice in sostanza che la grande storia rompe i legami delle donne. E Isabella Pinto ha parlato di questa categoria effettivamente così interessante e produttiva della distrazione, che è anche un modo per andare oltre le categorie, no? Per ridislocare nel presente, con qualcosa che a me sembra di venire anche dal situazionismo e di venire da, insomma, Filoni, in cui c'è un tema nuovo. E le ferite di cui parlavo non sono infatti singole, c'è la ferita di genere, ma c'è la ferita di classe. E di fatto esiste una generazione nuova che sconta, oltre alla ferita di genere, anche una fortissima ferita di collocazione sociale insicura, precarietà o forse di più ancora sfruttamento, cioè lo sfruttamento come sistema normale di relazione con il mondo del lavoro, che è una novità degli ultimi decenni, quella, diciamo, del neocapitalismo avanzato, e che crea, io credo, una tensione anche utile e anche produttiva dentro le genealogie, per così dire, le madri garantite sono delle complici, ma sono anche al tempo stesso parte di un mondo diverso delle figlie non garantite. Io volevo sapere se avevate sia Elisa che Isabella interesse dire qualcosa su questo nuovo modo, nuovo tema. In Clara Serini è ben diverso da questo tema della paternità, lì è la grande storia, no? A cui la madre però c'è anche Clara Serini che comunque la sua collaborazione romanzesca si pone a un grado inferiore di prestigio e di riconoscimento istituzionale rispetto alle comunità. E questo segna, è una teoria che segna non solo la sua scrittura, ma anche la sua identità pubblica, scrittrice. L'intervista dice: come scrittrice non mi hanno mai preso sul serio, e se a questo punto però scrittrice non mi ci sento io, c'è poco da fare. Quindi i problemi anche di conflitto matrimoniale vengono elaborati a partire da situazioni di disparità del riconoscimento istituzionale sia di condizioni materiali. Il lavoro che in parte ne compie in prefettura è un lavoro di manovranza culturale non conosciuto. Quanto alla presente situazione dell'Accademia italiana, io posso testimoniare con la mia storia, ho lavorato gratis, tantissimo, per me è una ferita. Della mia esperienza, quello che potrò passare io penso che Ferrante è interessante quello che comincia a raccontare questi eventi in cui evidentemente si sono riconosciute tante persone, perché appunto quello che lei dice sullo studio, sul valore emancipatorio dello studio, ad esempio in una intervista con Nicola Lagioia, è molto interessante, così come uno dice appunto c'è un enorme spettro di intelligenze femminili in questo senso, e poi per puntare che qui noi siamo tutte bianche, no? E c'è anche questo elemento, in più che è già arrivato ad esempio dentro le università, sicuramente dentro le scuole, no? Che è un altro elemento di differenziazione, che un concetto come la differenziazione ci aiuta a vedere, ci aiuta quantomeno a discutere, non solo in termini conflittuali che diventa la guerra, no? Perché a me il conflitto interessa quando non diventa guerra, e quindi o la morte di uno dei due lati, ma no, confronto anche duro di posizionamenti estremamente differenti, ma che, no, in cui si trova le parole un po' potrebbero servire a questo, no? Le storie, un elemento utopico che si occupa di questo tipo di lavoro, penso abbia, non lo so, io ce l'ho, per quanto poi a volte non ci credo per niente, quindi sicuramente c'è una trasformazione
incredibile dell'università, di cui un po' bisognerebbe parlare meglio, degli apparati istituzionali che producono cultura, ma anche di luoghi in cui appunto si cercano di creare nuove istituzioni. La Società Italiana delle Letterate per me, no, è anche qualcosa che riporta a quell'elemento lì, luoghi che nascono nonostante la precarietà. Ieri appunto fare questa domanda, per quanto poi non sono risultivi, perché poi appunto servono i fondi per lavorare, per studiare, per fare ricerca, però per esempio anche a scuola, dove i fondi, parlo delle scuole superiori, non sono tanto però per esempio si parla molto di inclusione, però poi noi insegniamo letteratura italiana, nel senso che neanche letteratura europea, insegniamo letteratura italiana, cioè scritta da italiani in italiano, e l'idea che la formazione, se la scuola ha avuto un ruolo nella formazione di identità nazionale, e che sia ancora la stessa identità del 1861, cioè cambiamo gli autori, tentiamo peraltro a fatica di introdurre nuovi autori, di non fermarci agli anni 40 con i programmi, però la questione è cronologica, e se va bene la questione di genere, però l'idea che nel 2022 noi siamo incardinati tutti come insegnanti di letteratura italiana, per cui possiamo fare cenni alle letterature straniere, ma che il nostro obiettivo sia la letteratura italiana, per esempio, non è discusso così, cioè tentiamo di includere il singolo alunno con le politiche di inclusione, ma il programma strutturale di per sé resta quello. Scusate, mi dispiace, ho il treno, ma non mi ringraziare senza dirvi come ho apprezzato le due relazioni che sono prima, e come mi dispiace andare via perché si sta proprio bene. grazie a tutti. Buon viaggio. Forse voleva dire qualcosa Elisa? Sì, sulla sfuggita dell'afrocentrismo, diciamo, dei programmi, delle didattiche, ma secondo me ha molto a che fare anche con la marginalizzazione, perché sappiamo, per ragioni storiche anche profonde, il campo dell'italianistica come rappresentazione dell'identità nazionale è stato, e in particolare è esclusivo dominio maschile. Abbiamo parlato di una società delle letterate, nasce comunque da input di studiose non italianiste. Io ho sentito presentare il corso di laurea in lettere all'Università del Sud di Milano, uomini maschili, con le note nel 2003, è stato detto che il programma del corso di laurea in lettere offriva anche discipline extra media come il letteratura inglese. Sentiamo ancora a questo punto, sì. E secondo me il problema di disciplinare non è. Sì, sicuramente, però appunto l'idea nostra dell'inclusione a scuola con lo stesso programma però del 1940 diventa un po' buffo, perché devo includere in una comunità che perlomeno è europea, usando però programmi che arrivano a Montale e sono stati pensati negli anni 70, diventa un po' arduo, ecco, diciamo. A me purtroppo dispiace dover forzare una chiusura, ma abbiamo necessità pratiche sia di treni che del refettorio del collegio che ci ospita, per cui ringrazio molto le persone presenti qui, le persone presenti online, e i relatori e le relatrici. Grazie a tutti, è stato davvero davvero interessante, è stato davvero più delle nostre aspettative. Davvero grazie a tutti, grazie. È già sul canale, nel momento in cui lo chiudo è già sul canale. Sì, sì. Grazie.